Benvenuti a tutti quanti ragazzi a questa nuova Game Design Live, questa volta con una nuova conversione, sempre per The Science of Following perché stiamo lavorando su quello, ma nuova conversione è. E benvenuti, eccoci qui, speriamo che l'audio sia tornato anche per i ragazzoni che mi accompagnano stasera. Ragazzi, potete risettare Yes. la vostra live. Buonasera. Ok, lascerò di sottofondo le noir per accompagnarci in questa serata e direi che siamo tornati allo stesso schieramento che avevamo per D&D, quinta edizione, quindi siamo qui con il buon Rooster Ema, che è qui per cazzeggiare in realtà, lui è qui per cazzeggiare con me. E in realtà No, 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 ma Luca, ma è una sorpresa riservata per dopo. allora. Oddio. Diciamo che Oh boy. la persona più esperta della situazione che stasera farà da Virgilio di un intero sistema di regole è il buon Guido. Sì, Guido. proprio. Vabbè, senti, Questo è. oh, ma se mi preferivi che dicevo guardate che c'è questa merda di Guido, no, invece no, No, è è cazzo, giusto, c'è no. Guido. Dunque, sì, perché Ecco. dovete sapere che io sono un fan sfegatatissimo del sistema. Tema Fate, così tanto fan che, per esempio, questa Lucca faceva una demo per Dreamlord. Seguo attivamente tipo tutti quanti i progetti che guardano Fate. Io colleziono tipo manuali di Fate in ogni modo, maniera tipo ce li ho tutti quanti qui presenti non a caso. E Tra l'altro, appunto mi sono offerto per ma dai, questa continua, continua, modifica. A posto, riempi, devi tenere tempo, a posto. tanto vai, continua, continua, E riempi di tempo. appunto non so quanta gente effettivamente vedrà questa introduzione o quanti siano online, perché io letteralmente non ho aperto nessuna pagina, soltanto la roba della webcam, che bello. Però comunque il concetto fondamentale è quello di prendere Fate e adattarlo in minimissima parte. Fate è un sistema già di per sé, bravissimo Luca. Posso testimoniare che anch'io ho il Fate accelerato, ho solo quello però purtroppo. Io Beh, quello da sono. 25 pagine circa, quindi perfetto. Va benissimo. Purtroppo non ti serviva molto perché noi oggi usiamo il base. Lo so, lo so. Però appunto l'idea è che, dato che Fate è un sistema generico e quindi già di per sé ha tutti quanti gli strumenti per costruire quello che ci serve, non ci serviva oggettivamente lavorare più di tanto per adattare certe meccaniche. Le cose più particolari poi ho intenzione di farle prendendo spunto già da altri hack che ho potuto osservare nel tempo, di cui uno principalmente sarà Dresden Files, uscito a Lucca quest'anno, che Vero, vero. consiglio moltissimo, ragazzi. Ero L'ho tentato di masterato prenderlo. moltissimo. Ero tentato, ero lì lì per E prenderlo. appunto nel suo concetto base, perché ho scelto Fate base? Perché il Fate accelerato si presta benissimo a qualsiasi tipo di setup, ma è più interessante piuttosto vedere un po' di questo numeric crunch, un po' di più con questa divisione nelle abilità. Perché in Hollowind non c'è il io so fare tutto. Non c'è il principio per cui avere degli approcci che semplificano molto la vita al giocatore, ma la semplificano anche all'ambientazione e nell'ambientazione. Ma a noi è più interessante vedere quel personaggio che si trova a sparare con un più uno quando di solito pesta le mani con un più tre. Oppure quel personaggio che è più bravo a persuadere ma non a ingannare. A noi serve un po' quella sottigliezza dei vari momenti in cui un personaggio ha dei tratti positivi e tratti negativi che vanno anche a inficiare sulle abilità senza dover andare a pesare sugli aspetti. Perché se noi dovessimo far pesare tutta quanta l'ambientazione sugli aspetti o su delle meccaniche equiparabili, probabilmente ci perderemmo nel poi vedere che un personaggio semplicemente continua a pensare durissimo e dato che ha un più 3, dato che molto spesso mi capita, riesce a superare certi ostacoli. Non a caso, per esempio, in Dresden, che è una via di mezzo in un certo senso, è molto più action di quello che dovrebbe essere Hollowind e quindi lì utilizza gli approcci. Utilizzare per noi le abilità invece ci trattiene da questo senso di supereroismo che in realtà Hollowind non dà. Appunto. Ovviamente, ragazzi, considerate che se dovete fare una versione un po' più eroistica di Hollowind, Assolutamente.
Ricordiamo sempre, le nostre conversioni, il nostro modo di conversione sono dei suggerimenti. Se poi volete prendere, ma non solo Fate, ma anche quelle che abbiamo realizzato di Savage Wars, di D&D, volete metterci il barbaro in Halloween anche se noi non abbiamo messo quella classe? E che cavolo ve lo può impedire oggettivamente? Quindi Ragazzi, noi vi noi stiamo facendo, sì. suggeriamo. Stiamo facendo delle conversioni fan-made per noi stessi, fondamentalmente. Sì, Che bella. solo che ovviamente lavorandoci, Ci mettiamo un po' di testa. esatto, un po' di testa Mettiamola così. dietro. Appunto, da cosa iniziare? Mi piace Dunque. che c'è un'Eba che invece cerca di combattere dalla chat le battaglie. Succede? Insomma. No, Aspetta, sto adesso dicendo che io glielo inizio anch'io. impedirò di mettere il barbaro in Halloween. Vengo a casa loro e gli strappo la scheda, tipo. Non è vero, sto scherzando, ovviamente. Non è vero, lo farei veramente. Se No, penso, sono troppo se, pigro per andare a casa della esatto. Diciamo gente. che se vengono Bravo. da te, gliela strappi, ma solo se vengono loro. Esatto, è tipo Tenacious D, no? Con il tizio con il coltello. Tipo, state fermi così vi raggiungo. No, allora venite qua. Così. Tipo, è la stessa cosa. Quindi, Madonna mia. Guido, da dove vogliamo iniziare con questa Ci stavo conversione di Fate? pensando. Allora, di Personalmente, per sé. la volta scorsa, quando ho dovuto fare il passaggio di conversione a Savage, questo anche un po' per spiegare come stiamo gestendo le conversioni, io ho banalmente preso la scheda di meccaniche che avevamo ideato, l'intera conversione di Halloween per D&D, l'ho reimportata, dopodiché ho iniziato a togliere tutto quello che non serviva in Savage, praticamente tenendo tutto quello che invece effettivamente doveva essere focussato. Ed io, per esempio, ho usato un atteggiamento molto brutale, importazione completa dell'intera conversione per poi rivisitazione. Ci sta, ci sta. Però, ovviamente, Guido, veramente sei te al comando di questa conversione, hai questa responsabilità. Senti la pressione? Bene, ottimo, è così che devo andare. Allora, Death Spider. Ah, ma qui della polizia dei GDR, citazione, non esiste? No, purtroppo no. Non ancora, mettiamolo in questo modo. Con il sistema Allora, Fate allora. ci vedrai bene un'avventura in stile Yakuza, il videogioco, ci dice Madmat. Beh, sicuramente si presta più per. Io, per esempio, dovessi fare un'arma letale, uno stile un po' più all'arma letale. Con un proprio con Riggs, Murdoch che devono correre e ammazzare i criminali. Probabilmente guarderei più verso un Fate per velocità di approccio alla situazione. Personalmente. L'accelerato ti dà veramente il senso di fin d'azione ed è Esatto. una cosa che apprezzo estremamente da quel punto di vista. Però oggi non ci serve. A noi serve un setup da serie TV di lungo corso fatta negli anni 60, quando ancora le sceneggiature erano: ma quanti episodi ti servono? 25 bastano? No, fai 30. È a quel tipo di regia. Ok. Dunque, e appunto, Dove la domanda, intanto ma che. c'è narrazione orizzontale? Lo sceneggiatore rispondeva che cos'è? Che Esatto, esattamente. cos'è? Orizzontale nel senso che sono morti? Devo ucciderli? No, 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 no. Ah, ok, allora non so cosa vuoi. Perfetto. Ecco, intanto facendo più o meno come hai suggerito tu, Luca, sto scremando quello che dico. Ma questa roba qua mi serve? No, No, assolutamente no. assolutamente no, assolutamente Assolutamente no. Allora, considerate questo, ragazzi. Un Fate accelerato permette veramente degli approcci molto action e da film. Quello che appunto vuole fare Guido è proporre invece una conversione più sul lungo periodo. Quindi una conversione dove non ci si può buttare per risolvere il problema in una singola sessione bruciando le tappe perché si è oggettivamente Uber. Ma bisogna comunque giocarsela e rischiarsela. Io, per esempio, portai Fate accelerato per il binario dei corvi, la finale delle Olimpiadi che feci bello, 3 anni fa. bellissimo. Funzionò da Dio Fate accelerato per quell'avventura. Perché? Perché doveva essere un film. Tant'è che ci inserì anche dentro proprio dei veloci. Dei flash forward, dei passaggi di velocità, cioè proprio delle velocità, dei salti di scena brutali.
Perché funzionava e ai giocatori, con il sistema presentato, funzionava bene. Questa che invece andremo a fare è una versione un po' più, come posso dire, mitigata. Appunto, serie TV, nel senso che comunque gli agenti devono vivere tra un caso e l'altro. E devono, la loro scheda deve essere, la loro scheda, comunque il loro personaggio, non deve essere assolutista fin dall'inizio. Fate accelerato permette di creare anche a livello 1, vedete le virgolette, anche a livello 1, comunque dei personaggi che sono decisamente già molto completi, cioè molto avanzati, con dell'ottimo potenziale di risoluzione di quasi qualsiasi situazione, soprattutto se prendono gli aspetti, le abilità giuste, un talento, cioè oggettivamente possono fare tantissimo. Tanto leggiamo un paio di domande e devo saltare il rooster che spara cazzate. Mi hai chiamato per un motivo. Hai ragione. Mad Matt, in pratica Bright con Will Smith. Beh, Bright oggettivamente non è un brutto esempio. Bright, ok, è un film a momento. Io avrei preferito una gestione alla serie TV, ma immagino Funzionava che meglio, la premessa era più da serie. la premessa era molto da serie TV. E io avrei adorato rivedere Will Smith in una serie TV, quindi un avanzamento del suo personaggio. Quindi io ci spero, ragazzi. Spero che Bright comunque gli sia andato abbastanza bene da poter dire ok, è abbastanza forte da farci una serie TV. Cacchio, sarebbe fighissimo. Sarebbe molto più figo, sarebbe molto più funzionale per gestire l'ambientazione. Perché uno dei problemi di Bright è che veramente fa enormi salti logici perché non ha tempo di spiegarteli. E quindi salta un po' alcune fasi. Allora, se intanto dimmi quando hai bisogno di intervenire, Guido, e quando hai Inizio a bisogno di buttare un prendere po' di tempo. cose che vengono costruite mentre si analizza quello che è già stato fatto. Fondamentalmente, quando noi andiamo a costruire una scheda di Fate, le prime parti che dobbiamo analizzare sono il concetto base e il problema e gli altri aspetti. Breve spiegazione di come funziona questa meccanica per chi non conosce Fate. Fondamentalmente, questa è la nostra scheda. Non so se quanto No, bene si vedrà, guarda, però. l'hai messa sopra, quindi io la faccio vedere direttamente Perfetto, sopra. sono molto provvidente in tal senso. Praticamente, nella parte che vedete aspetti centro-sinistra della scheda, vi è indicato il concetto base, il problema è tre spazi vuoti. Il concetto base è un riassunto, una breve frase, una descrizione che quando letta definisca, diciamo, permette di scriverlo più facilmente e velocemente possibile il nostro personaggio. L'esempio che viene di solito da fare è quello di Han Solo. Han Solo è un, come si dice? Mi dice mercenario, Contrabbandiera. un contrabbandiera della lingua sciolta, esattamente. È un contrabbandiera della lingua sciolta, è il suo concetto base. Quando tu dici Han Solo, dici che contrabbandiera della lingua sciolta, capisci cosa fa, come lo fa e quant'altro. Il suo problema, a volte in base, puoi analizzarlo nei vari tratti dei vari film, passa da il debito con Jabba. Sì. Ho speso troppo per questa rivoluzione. Oppure Luke, mio caro amico. E robe così. Il problema è una cosa che ti conficca, volente o non volente, nel gioco. Ed è una delle parti più interessanti della meccanica ad aspetti. Per cui tu hai aspetti positivi e aspetti negativi. O meglio, lo stesso con due forme. Che tra Ovvero. l'altro è però, secondo me, mi inserisco qua al volissimo, Dica. invece uno dei problemi maggiori, penso che il base sia più mitigato pensando sulle campagne, il Fate Accelerato invece ha un grosso problema, cioè sui problemi si crea un grosso problema di messa insieme dei giocatori, perché i problemi su Problema. una singola verticale one shot come Fate Accelerato è perfetta a fare, i problemi chiaramente devono essere molto circoncisi per funzionare su quella singola. Quindi molto Lì, specifici. come aiuto pratico, perché questo qua è un falso problema. Praticamente, usare troppe volte la parola problema riguardo a una cosa che sia un problema, Fra è l'altro, un problema. signori, se il nickname è lo stesso di Telegram, abbiamo in chat Nicola Urbinati.
Vai, ti adoro. Turboman, ma ciao Nicola, in realtà sappi una cosa, non sei stato escluso. In realtà la nostra idea era invitarti dalle prossime sessioni, quando diciamo in modo che è ufficiale, nel senso, Ufficiale. volevamo invitarti alle prossime sessioni, ma non in questa prima, perché qui veramente metteremo proprio le brutte fondamenta, quindi non Questa qua volevamo... sono io che sparo cazzate, ragazzi, Esatto. questo è difficile. Volevamo invitare alcuni dei responsabili, appunto, di Dreamlord per una discussione un pochettino più specifica, quando avremo già una struttura. Stasera puntiamo a fare quello, una struttura su cui agire. Benissimo, dicevo, la cosa che appunto mi hai appena detto, la meccanica è lo sfruttare gli aspetti in senso negativo, per tirarsi in ballo nelle situazioni, anche tra personaggi, non soltanto da giocatore a personaggio. E questo viene dato da una meccanica che è l'economia di fate nei punti fato. I punti fato sono fondamentalmente un indicatore dell'essere un protagonista nella storia, nell'indicare la trama stessa che agisce all'interno del livello meccanico del gioco. Quindi dalla storia alla meccanica e poi attraverso i giocatori. Quando tu utilizzi questa economia, tu dici come master, io ti faccio diciamo, ti tento un aspetto Ok. e ti dico, ti do un punto fato. E dato che tu hai un debito con Jabba, ovviamente i suoi scagnozzi sono lì pronti al prossimo pianeta a metterti i bastoni tra le ruote. Sì, Il poi può giocatore. essere qualcosa di molto più, diciamo, laterale, del tipo, dato che tu hai un debito con Jabba, vedi che c'è questa occasione di afferrare, di acchiappare dei soldi e ci fai un bel pensiero. Esatto. E anche aspetti visibilmente positivi possono diventare possono essere usati in questo modo. Mercenario chiacchierone, un mercenario dalla balla sempre pronta, significa sì, ma tu, mio caro, dato che sei un mercenario, la tua nave è scotta e quindi probabilmente questi Stormtroopers vogliono e stanno per trovare qualcosa che scotta sulla tua nave. Anche il tuo concetto base, che è un aspetto notoriamente positivo, può essere usato a livello di storia per identificare come il personaggio sia legato alla storia. E non è il master che dice questa cosa, no, c'è un'economia. Tu puoi dire, no, sono stato ben attento dal proteggermi dai scagnozzi di Jabba, no, i Stormtrooper non lo troveranno perché è una zona nascosta, e così via. Proprio perché tu spendi un tuo punto fatto e neghi la tentazione. Però tu puoi accettare e dire, cacchio, sì, stanno per trovare i 50 bolter rubati o sto per beccarmi un blocco in piena regola. Accettando i punti fato e poi potendoli usare successivamente a livello del gioco. Quindi il problema, gli aspetti in generale, servono per creare questa coerenza tra quello che c'è scritto sulla scheda e quello che accade nella fiction, durante il gioco. In questo modo noi possiamo creare una cosa complessissima, come gestire come il nostro personaggio è dentro la storia, tramite la sua scheda stessa e senza dover utilizzare dei numeri, poi usando delle iscrizioni. Cosa. Esatto, cosa ottima, ma chiaramente potrebbe, no, Ema, ti risolvo io l'arcano, purtroppo noi c'è un delay tra noi che stiamo gestendo il Sì. tutto, proprio l'intera live e la chat, purtroppo Cioè Twitch, loro Twitch a volte se non hai il premium non hai il delay azzerato. Quindi loro vedono, cioè scrivono una cosa e noi rispondiamo e loro No, vedono no. la risposta dopo un minuto? Esatto. Oh. Brutto, eh? Lo Sì. so, purtroppo ragazzi, noi al momento siamo partner Twitch, ma non abbiamo il Twitch Premium partner, One day. perché bisogna un attimo lavorarci sopra. Tra l'altro, piccola nota triste, questo genere di live non aiuta. Perché sono, Poca no, perché gente. sono meno seguite, quindi chiaramente abbassano un po' alcune statistiche, ma oggettivamente me ne frego, cioè è quello che voglio portare sul Ah, canale. seriamente te le abbassano? Cioè non è che non Certo. contribuiscono, te le No, abbassano? perché Che considerano puttana. la media, cioè se questa live ha una media di 10, 12, 15 persone, piuttosto che una live del martedì sera tipica, tipo quella che facevamo di The Witcher, Witcher. che l'avevano 150, 200. Che Ciao. nazismo.
Proprio che bastardi. Sì, non somma le cose, ma li vede come se tu abbia un problema di gestione della community. Quindi, va No, bene. brutta roba. Comunque. Ok, facciamo così. Iniziamo a mettere donne nude. Ah no, non possiamo neanche perché c'è Twitch, No, ragazzi, dannazione. vi dico un piccolo antefatto. Ieri sera eravamo in live con il rosso e io stavo cambiando la descrizione della live, ma Twitch mi avvisava e diceva: guarda, che non puoi inserire questa descrizione perché viola delle normative della piattaforma. E non capivo, non capivo. Ho detto: vabbè, forse è Need Games, devo togliere Need Games. Evidentemente non gli piace che dico il nome di un'azienda, ma strano, infatti non era Need Games. Magari The Witcher non vuole che dico The Witcher, la parola The Witcher, strano, però. No, non era neanche The Witcher. Alla fine, la parola incriminata era sessioni, perché assomiglia troppo a sesso. Sesso. Madonna mia. Wow. Perché io volevo scrivere sessioni di gioco. Avevo scritto sessioni di gioco. Essendo parola sessioni troppo simile a sesso, Twitch me l'aveva bloccata. Per Wow. farvi Wow. capire. Vabbè. Madonna mia, raga. Quindi, vabbè, scusa, Guido, vai, vai. No, tranquilli, tranquillissimo. Appunto, la cosa che adesso noi stiamo andando a rendere abbastanza specifico. Cosa che viene fatto in praticamente a stragrande maggioranza è dare del flavor ai nostri aspetti. Faccio un esempio semi-pratico. Non è, questo qua ovviamente non è il primo progetto di Fate che faccio, ne ho fatti a bizzeffe. Sì, vabbè, stai Se, calmo, non c'è no, bisogno di. lo dico perché adesso sto cercando dove cacchio l'ho messo e lo dico a malincuore perché ho dei giocatori del Discord che appena lo dirò. Ah, no, Guido, perché? Cuoco è tu. Io ho fatto su. Cosa? Ah, è vero, tra l'altro è Discord. Andiamo ad avvisare che siamo in diretta e devono romperci le palle. Yes! Vado, vado io, vado io, vado io. Io Penso io. ho fatto una cosa che ho chiamato Swords of Jade, perché non me ne avrà il buon Davide Milani, ma purtroppo Exalted lo trovo troppo pesante per fare roba action. E quindi mi sono detto, cacchio, riesco a farlo io meglio con Fate. Ho tirato su la roba, eccetera. Quindi, per esempio, mi sono messo lì a fare un po' di flavor. Per esempio, io il concetto base l'ho chiamato leggenda. Perché a me non interessa di per sé spiegare un concetto base, ma interessa sapere qual è la leggenda da cui questo personaggio viene costruito. Quindi sono quei tipici nomi che in giapponese suonano tanto figo, ma che in italiano sono tipo frasi di cinque parole. Sì. Esempio pratico, io ho la scheda di uno dei miei giocatori qua davanti. C'è un giocatore che ha fatto un Tengu e si chiama Aquila Rossa, saggio Tengu dei mille inverni. Questo qua è il suo concetto base, la sua leggenda, eccetera. Poi, come problema, dato che è un'ambientazione asiatica, molto Japan, eccetera, con il concetto fondamentale dell'essere dei samurai, dei Ronin, ho messo che il mio problema è la disciplina delle varie discipline come che si dice? Lo stile, il codice d'onore dei samurai. E quindi, per esempio, lui ha giustizia come disciplina, e questo lo costringe e lo provoca a doppio filo, e quindi porta questa cosa dell'onore da portare in campo tramite la sua giustizia personale. E poi sono le storie che, appunto, qui sono quali storie raccontano attorno a un falò oppure i vecchi e i giovani quando parlano del tuo personaggio e racconti tre storie. E questo qua per definire, per esempio, questo qua è flavor applicato a questa ambientazione qua. Noi quale flavor abbiamo? Abbiamo le razze, abbiamo i background e abbiamo la professione fondamentalmente come flavor. Esatto. Di per sé il nostro concetto base dobbiamo trovarci proprio dei nomi che dici che nome figo potevano dargli, eccetera. E questo è proprio brainstorming, ragazzi. Che nome diamo al nostro concetto base? Cioè, possiamo anche tenerlo come concetto base insieme al problema. Però se ci viene da dire, ok, questo gioco parla principalmente di problemi legati alla legge, quindi mettiamo come problema la nostra corruttibilità. Allora, diciamo, qual è la tua corruttibilità? L'amore, i soldi, eccetera. Questo là è tutto quanto basato a che tipo di storia dobbiamo raccontare con Fate. Ragazzi, e diamoci conto quanto è figo sto gioco. Fide excursus. Ditemi un po', come vogliamo personalizzare il nostro hack di... Io sto VDCMA, litigando con il ACHD. layout di Google Drive in questo momento, quindi lascerò voi Bravo. due,
questa dissertazione. Su quale parte di... Ah, stai facendo il in development della versione inglese. Che bello. Sì, solo che mannaia boia, non capisco perché ogni tanto gli elenchi puntati hanno un'interlinea maggiore e non riesco a toglierlo, non riesco a cambiarlo, non riesco a capire! Dio sì. mio. Sì. Scusate. Scorso. Tranquillo. Diciamo, Luca, secondo te è proprio nello specifico. Noi vogliamo andare a parlare di cosa? Dei nostri casi? Vedo Luca frizzato. Questo significa che forse... Ok, ho soltanto giusto un istante. Dimmi un po', Luca, cosa vogliamo fare, cosa vogliamo dire, cosa vogliamo narrare con Hollywood? Il focus, in realtà, potrebbe essere suddiviso tra le quattro... tra i tre dipartimenti comunque. Agenti ordine, rivelatori, persecutori, i principali giocabili all'interno del gioco, o meglio, quelli che noi sproniamo a giocare principalmente, che appunto offrono tre approcci diversi al gioco, e in questo caso potrebbero essere tre approcci diversi proprio a che cosa si vuole ottenere. Chiaramente salutiamo Ire che ci saluta in diretta. Chiaramente abbiamo dipartimento ordine che è più legato al mantenere l'ordine, a mantenere la legge sulle strade, quindi è quello il suo scopo. A un casi d'alto livello e quindi lotta al crimine e rischio di corruzione, perché i rivelatori invece hanno quella come caratteristica, il fatto che agendo molto con il torbido, cioè continuando ad avere a che fare con mostri, maghi, artefatti, grifisti, creature particolari, il rischio chiaramente è di perdere la propria bussola. E infine ovviamente i persecutori, che sono quelli un po' più no brain, che è quello di portare a termine la missione, uccidere il mostro, debellare la minaccia alla fine. Questi sono tre macro gruppi di gestione, cioè se io ti dovessi dire, Guido, ok, porto Faith con Hollowind, io caratterizzerei questi tre gruppi più o meno in questo modo, perché hanno questa loro differenza. Ricordiamo sempre, il Dipartimento Ordine tratta casi non arcani, quindi qualsiasi caso investigativo è molto sui giocatori, cioè sugli agenti, gli agenti che si ritrovano a vivere gli omicidi, i furti, le rapine, a vivere in prima persona, a differenza di un agente rivelatore che invece vive qualcosa più grande di lui, la magia, il complotto, il terrorismo, il serial killer. Beh, nel senso, se ci pensate, le serie TV poliziesche si dividono. Quelle che puntano a cose un po' più complesse sono solitamente con l'FBI. O delle... ne un esempio 24, per esempio. Anche, o Criminal Minds. Cioè tu dici ad esempio che se avessimo un caso da rivelatori che però capita a degli agenti ordine, il risultato sarebbe qualcosa in stile True Detective. Sarebbe quella particolarità, esatto. Sarebbe quel caso che stacca molto dagli altri e chiaramente ti dà una diversa... diciamo risposta e un diverso piacere nell'affrontarlo, ma non è la tua abitudine. Cioè, se Criminal Minds, loro vanno al lavoro con la loro bella valigetta e sanno che dovranno andare alla caccia a un serial killer, in una serie come True Detective loro si ritrovano, si cagano in mano il serial killer per le mani, e non è il loro lavoro è al più risolvere l'omicidio, che di solito viene fatto dal marito che ammazza la moglie. È quella la differenza. Comprendo appieno. Dice Father, lo so, le emoji sono una cosa che dobbiamo cercare di metterci in pari prossimamente. È una cosa che ho lì e mi sta sulle balle che non l'ho ancora affrontata. Chiamate presto. Comunque, ok, mi è venuto in mente una cosa proprio per utilizzare questo tuo spunto. Comunque, uno, sì, possiamo fare tranquillamente tre hack invece che uno, e viene molto più dettagliato e figo. Però non dobbiamo neanche buttarci troppo la vita, Guido, quindi... No, va benissimo, in realtà è tipo super semplice, tipo fai la base e poi definisci, ok, facciamo esecutori,
cambiamo un paio di parole e diciamo che usate gli approcci invece che le abilità, perché in quel caso vuoi menare durissimo. Per esempio, cioè è facilissimo da modificare. Lo spunto che mi è venuto in mente è, noi non vogliamo definire, per esempio, una roba come ho detto, come la corruzione, eccetera. Noi vogliamo sapere cosa ti spinge a fare questo lavoro. Cosa succede? Cioè, per esempio, ti potrebbe piacere questa roba? Sì, tipo... perché alla fine è effettivamente la motivazione, ma è anche quella che ti può spingere a cambiare dipartimento, perché magari hai cambiato la tua motivazione. Non è tanto sul perché stai facendo questo lavoro, ma è perché fai un lavoro che è purtroppo è questo. Ed è il nostro aggancio alla storia. Tu sei, in realtà tu puoi giocarla anche tranquillamente come quel caso in cui personaggi di vari bureau si sono trovati ad avere a che fare contemporaneamente da tre punti di vista diversi, per esempio. Perché a noi adesso ci stiamo analizzando molto sul lato di... Se noi stessimo scrivendo un libro su questa cosa, noi stiamo agganciando con le nostre meccaniche i personaggi alla storia, non tanto costruendo una complessa tela di ragno come abbiamo fatto in quinta per dire ok, tu sei di questa cosa, quindi eccetera. No, è il contrario. Noi stiamo facendo... Tu hai una storia in cui tu hai delle basi dentro di essa. Quindi praticamente è sul perché sei in questa storia. Il tuo problema di solito è una buona motivazione. Quindi a noi, dimmi tu Luca, lo preferisci più sul perché stai facendo questo lavoro oppure oppure preferiamo tenerlo sul generico problema tipo mia moglie mi picchia, che è una roba che è incredibile, allora, ma vero funziona? Per mio interesse personale, gusto personale, io andrei più sulla prima, cioè nel senso terei dei problemi o comunque delle necessità di spiegare legate all'ambientazione e ai dipartimenti, al dipartimento nello specifico che stai giocando. Perché credo che inoltre serva molto a fare gruppo, cioè un giocatore potrebbe vedere il suo lavoro nel dipartimento ordine come una gran rottura, un altro invece come un modo per cambiare la società. Un altro ancora potrebbe vederlo come qualcosa che ormai non sopporta più fare, quindi si è dato all'alcolismo. Lo stesso concetto può essere visto in molti modi diversi. È tipico cosa te lo fa fare. Esatto, cosa te lo fa fare, e da questa singola domanda però si possono generare diverse risposte. Tutte però legate a quello. Nel senso... Se c'è un problema extra, come mia moglie mi picchia, va bene, c'è, però non è legato al tuo lavoro. E il nostro problema è che la motivazione dei giocatori è che è essere agenti. Cioè, il concetto base è che tutti comunque sono agenti. Cioè, fossimo un Active Fate, dove tu interpreti qualcuno di Hollywood, ti direi, no, assolutamente, ognuno si decide il suo problema e via. Ma dovendo fare degli agenti, io direi di fare una campitura, una gestione migliore della situazione per dare quella direzione. Ok, perfetto. Sono un istante. Ci inizio a buttare anche un paio di cose che mi stai dicendo su prescritto. Ok. Idea. Allora, sì, perfetto. Tanto io spammo merda sul canale. Allora, se noi vogliamo impostare, cioè il modo che per adesso mi viene in mente per impostare questa cosa del cosa te lo fa fare, sia letteralmente scriverlo. Adesso non ho idee per adesso migliori sul come impostare una parola, una frase per dirlo. Quindi se vogliamo possiamo basarci su questa cosa per costruire il resto e dire, bene, se il nostro problema è cosa te lo fa fare, tu rispondi a questa domanda, cosa ci impedisce che altri tratti di questa scheda siano alla medesima cosa? Un serie di questionario, come se fosse lo psicologo che fa il check dopo il tipico caso traumatico o il referto sulla gente. Quindi il nostro concetto base potrebbe essere chi sei. Vabbè, Gianna,
Emma, tu che cosa ne pensi? Allora, una cosa che pensavo, se si vuole dare l'uniformità, diciamo, all'interno del dipartimento, era, però, questa è una cosa che io conosco bene l'accelerato, non il base, quindi poi magari avrai da intervenirci. Semplicemente, non come concetto né come problema, ma il dipartimento d'appartenenza io lo farei come aspetto obbligatorio, diciamo. Cioè, uno dei tuoi aspetti in automatico è il dipartimento di appartenenza. E in questo modo non sei costretto a infilarlo a forza nel tuo concetto. Esatto. E anche perché il tuo concetto può rimanere lo stesso anche se cambi dipartimento in quel modo. Dopodiché, se invece il fatto di aver cambiato dipartimento ti segna profondamente, magari può arrivare a a essere cambiare il parte tuo del concetto, concetto. assolutamente. Però sono abbastanza d'accordo con il metodo di Guido, ossia buttare giù qualcosa e al massimo cancellarlo dopo se non funziona. Nel senso. Siamo proprio sì, esatto, stiamo un po' costruendo un po' un albero che si costruisce da solo. Francamente, Poi a un certo punto possiamo costruire. Anche senza per dire stare facendo la scheda del personaggio custom, però diciamo cominciare a ragionare su che cosa metteremmo nelle varie caselline, se dovessimo creare un personaggio per Fate Core, Fate base per Hollowind. Ripeto, io in realtà del Fate Core conosco pochissimo, Infatti, quindi ma anch'io sono molto non più voglio dire vaccate. no, dunque ti do giusto quelli che sono le differenze fondamentali tra l'accelerato e il base. Il base ha una lista di abilità Mi ricordo che c'erano semplice. sostanzialmente la qualità che tu hai nelle abilità e sostanzialmente Sì. avevi delle E caselle. invece di avere sei statistiche, tu hai una lista più complicata di abilità e tu non usi qualsiasi abilità per fare qualsiasi cosa, ognuna ha delle aree di competenza. Quindi avremo l'abilità sparare e serve per sparare, non ti serve per accendere la luce, per esempio. Vuoi. Cioè, ritieni che sia opportuno partire dalla lista di abilità? In quel senso ho delle idee. Ma ha più senso che la lista di abilità siano fatte al nostro mood. In questo caso sto praticamente citando Solar System, che è una vecchissima, no, non dico vecchissima, però vecchia edizione di Fate, in cui tu prendi e dici cosa vogliamo fare, facciamo lo spaziale, horror, anni 50, benissimo. E tu costruisci la lista delle tue abilità in base a quello che stai giocando. Se tu stai giocando in Space Marine, le tue abilità saranno da Space Marine. Se tu stai giocando lo scienziato biologo interstellare di Alien, le tue abilità saranno in quell'altro senso. Certo. E tu parti tutto quanto dicendo chi è il nostro cast, dove siamo, eccetera. Io sto rifacendo la stessa cosa però per creare un hack. Di solito è il metodo che ho utilizzato fino adesso funziona incredibilmente. L'unico problema è che l'unica cosa che non ha funzionato sono io che non porto avanti le campagne, come diceva Bryce. Però vabbè, lasciamo stare. Vabbè, ma siamo Senti, umani e fallibili. non flagellarti, Vabbè, dai. purtroppo. Dunque. Io per adesso terrei un attimo questa cosa qua delle domande, in sospesa. E appunto, come diceva Emma, gli altri aspetti per noi sono, in un certo senso, da andare a specificare alcuni dettagli. Per esempio, la nostra razza, di per sé, è un aspetto. E poi lo possiamo tirare in ballo con, diciamo, un aspetto più specifico per noi, oppure sul generico genia nanica. Cioè, possiamo anche vederla come, appunto, il dossier della gente, in cui nella zona tal dei tali ci viene scritta genia nanica. Però non Sì, so. diciamo che la domanda è se Se noi vogliamo che certe certe cose cose abbiano siano peso. importanti per Esatto. tutti o solo per chi sceglie di. Ma allora, se tu scegli di fare un nano piuttosto che un elfo, anche solo mettendolo tra gli aspetti e leggendo la corrispondente pagina sul manuale, in realtà ti si sta dando comunque una Certo, certa no, se lo metti tra gli direzione. aspetti, non è che non lo puoi essere se non lo metti tra gli aspetti, ma se lo metti tra gli aspetti vuol dire Vuol che dire che ha definisce la rilevanza. tua personalità. In realtà puoi metterlo tranquillamente nel concetto base. Il tuo concetto base potrebbe essere
nano vagabondo ritrovatosi con un manganello in mano. E così è come se è diventato un membro del luogo. Wow, beh, Guido. Che wow. Ci faccio qui? Ah, ok. Phrasing, Guido. Phrasing, cazzo. Ok, datevi voi uno spunto decente allora. Puoi buttare tranquillamente il fatto di essere un nano anche fuori dalla scheda e dire guarda, e poi sono un nano, però a nessuno frega questa cosa e non è importante il livello della storia, e può andare benissimo, però se vogliamo fare una roba più cacchio qui, essere il razzismo è super importante. Beh, su alcune genie sicuramente più che altre, ovviamente. Esatto. E in tal senso avevo intenzione di provare a utilizzare certi quelli che coltivano, tu coltivi i fattoni direttamente. Luca, okay, riesci di darti una mano, ma tu non sei d'aiuto. Rimango concentrato. Luca, guarda che ti banno, attenzione. Preston utilizza alcune di queste parti per rendere un'ambientazione complessa all'interno di un gioco come Fate, in cui semplicemente certe robe non trovano spazio, tramite alcune meccaniche secondarie, diciamo, le conseguenze. Le conseguenze in Dresden vengono usate in questa maniera. Tu sei un poliziotto? Benissimo. Ti vengono date alcune conseguenze specifiche che non sono aspetti, sì e no, perché di per sé una conseguenza è un aspetto a sé stante, ma che ha esplicitati alcuni effetti parametrici. Il poliziotto ha distintivo, e appunto in questo modo noi sappiamo che quando hai il distintivo segnato, quindi attivo come conseguenza, tu puoi usare la forza letale in caso anche di non autodifesa, tu puoi arrestare la gente, eccetera. Ti dice esplicita alcune meccaniche dell'aspetto in sé. Noi possiamo fare questa cosa, cioè dire, ok, da noi questo aspetto ti entra in gioco e finché è lì presente ha alcuni effetti parametrici all'interno della narrazione. Quindi dire che sei un elfo vuol dire che tu sai se hai una vista più acuta, dire che sei un nano vuol dire che tu sei più resistente, dire che tu sei un chimeride vuol dire che sei ostracito dalla società. Vabbè, già, noi possiamo esplicitare certe meccaniche. Leggo è una maniera un po' brutale per farlo. The Dice Spider e Guido ha spoilerato la mia scheda di Halloween per il contest, quindi un nano che si trova con un manganello a caso in mano. Ieri è arrivata l'ora in cui Guido inizia a delirare. Bene, prima di quanto aspettassi. È così che il buon Grullo, che riposa in pace, è diventato agente, trovandosi il manganello in mano. Effettivamente il manganello era quello del capo della polizia. Come ci ha rinunciato io a fare una scheda? No! K Pride in chat. Come ci hai rinunciato io a cosa fare sto una vedendo? Scheda? Vabbè. Vai. Allora, appunto queste qua sono cose che però secondo me sono successive. Di per sé gli altri aspetti che vengono usati di solito, gli altri aspetti vengono utilizzati per il legame tra un personaggio e l'altro e per definire diciamo parti secondarie del personaggio o comunque sempre importanti. Ritorniamo su Han Solo. Han Solo è tanto utile per fare degli esempi. Gli altri aspetti di Han Solo sono il Millennium Falcon, rotta di Kassel in meno di 22 parsec, non mi ricordo mai la cifra, e Chube, il mio fidato 14 parsec. Comunque Kassel. Kessel, comunque. Devi fare un esempio su... Però devi farlo bene, che cazzo. Sei in presenza di nerd. Esatto, su via. E registrato in video, questo può essere un aggravante non da poco. E adesso hanno anche spiegato come l'ha fatta la rotta di Kessel in 14 parsec. Porca puttana. Luca, Scusate, non fatemi cominciare a parlare del film su Solo.
Vabbè, vabbè, lasciamo stare. Non mi è neanche okay, dispiaciuto, vai... però è una, è una checklist di giustificazioni. Visto ragazzi... come quella volta, capito? È andata così, e la prossima scena è proprio quello che ti aspetti che sia, su quell'altra cosa. Che noia, scusate. Ragazzi, se ne parliamo dopo, dove arriva Edo e ci cazzia tutti, sappiatelo. ma... rimane appunto questo concetto. I nostri altri aspetti sono altre cose che vogliamo buttare in gioco nel nostro personaggio. Quindi abbiamo il concetto base che è riassunto: il nostro problema ci butta in gioco, gli altri aspetti ci dicono cosa noi ci aspettiamo da vedere nel nostro personaggio, cosa il personaggio butta nella narrazione. Quindi di per sé li vogliamo ottenere come aspetti generici per adesso, poi vogliamo andare a definire, per esempio, che il nostro background, il nostro Chieri è, diciamo, un elemento abbastanza importante del nostro personaggio. Beh, perché per esempio nelle altre conversioni lo è. Io direi che comunque lo è. Chieri in un'ambientazione come Halloween, considerando soprattutto anche il lavoro che abbiamo fatto nelle altre conversioni, che ok, le conversioni, ogni conversione è diversa, ma sarebbe stupido se completamente dovessi cambiare l'approccio totale di ragionamento di un personaggio, cioè da dove vieni, che cosa sei e dove sei adesso. Queste tre domande secondo me sono importanti. Quindi ripetimele un attimo. Dove sei? Da dove vieni? Dove sei? E in realtà è che genia sei, cioè dove cazzo stai andando? Dove cazzo stai andando, testa di... Allora, non erano 12 parsec, noi ce l'abbiamo adulti 2, erano i nostri coglioni mentre guardavamo il film, ragazzi. Erano 12 parsec più 2. Ok, perfetto. Ma erano nostri grossi e rotolavano. Veloci come Millennium Falcon. Allora. Beh, allora, senti, quelle scene, due testicoli potevano anche starci, tanto... Giusto per... Guarda, io effettivamente non mi sarei mai aspettato un errore cosmico proveniente da un'altra dimensione in quella zona, però vabbè. È un ostacolo sul percorso, cioè non è neanche lui il motivo dei 12 della velocità rotta. È un problema di lì, va bene, ok. Ma io mi chiedo, ma come cazzo hanno fatto a raggiungere quel Chieri? Lasciamo stare! Ha piazzato Ire anche come Vips, quindi sei Vips, Ire. Yeah. Ma cosa vuol dire Vip? Niente. Ah, beh. No, allora, in questo momento... Allora, in questo momento i Vips sono utenti che tecnicamente dovrebbero avere appunto emoji uniche, particolari. Vips! Solo che al momento ancora appunto non avendole integrate non possono. Altra cosa, se dovessimo... Ah, ho capito, sono come quelli che gli aventi diritto al reddito di cittadinanza. Sì. L'idea è anche se riuscissimo ad avere il... cioè comunque... per eventi futuri, eventualmente, delle chat private, chat esclusive, i VIP potrebbero accederci. MadMath ci propone le domande vere. Chi siete? Dove andate? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Sì, ma... In realtà, per quelli... sto facendo una citazione a vuoto che forse soltanto Nicola potrà capire. Uno su tre, ma da chi? E questo... è una citazione che soltanto quelli che seguono la community di Witch, la strada per l'indisfan, potranno capire. Scrivesi a parte, io imposterei la scheda come un dossier della gente a questo punto. Voglio fare, tu hai la scheda, la grafica, che io uso con molta importanza, è la scheda con le varie domande a questionario e cui man mano la gente risponde. Mm-hmm. Il nostro concetto base è chi sei. Che ne pensi? Oppure sì. C'è una domanda che è più diretta al punto. Ma allora, il chi sei è ovviamente la più diretta. La differenza sul da dove vieni, cioè qual è il tuo passato e qual è la tua genia, questa fusione, cioè da dove vieni, cioè qual è il tuo passato, okay. E cosa sei...
Perché Ema ha un sorriso tossico? È paralizzato? Sì, credo che sia crashato Ema. Sì, è crashato durissimo. Anche perché sennò è crashato con un sorriso da botta, quindi... Vabbè, Wow. quindi metterei... Cioè, quella che io farei su quell'aspetto è... Genia più chi eri. Cioè, il concetto base del ex agente ordine nano... Definisce tanto. Se invece sei un ex criminale orco, un ex criminale umano, ti cambia, soprattutto perché se leggi poi l'ambientazione e le varie genie, ovviamente puoi vedere. Ma sei tornato? Ciao ragazzi, purtroppo la mia linea, come ti avevo detto l'altro giorno, ogni Sì, tanto sì, si sì. ghiozza. Non preoccuparti, ti eri paralizzato con un bellissimo sorriso da tossico. Tipo stavi una roba un Ora po' però strana. No, è Guido che è collassato. no, è No. semplicemente Ah, molto no. fermo Guido. Sono molto concentrato. Lui è un Drax 2.0. È talmente Nulla. fermo che è invisibile. Wow. Che Ragazzi, gran scena. se voi foste dei dinosauri, non mi Ragazzi, piace. quella scena vale l'intero film. quella scena da sola caga in testa a solo. Ok. Madonna mia, effettivamente purtroppo ha ragione. Fa ridere perché fa Fa piangere. ridere perché fa piangere. Andiamo avanti. Ok, quindi abbiamo delle domande importanti che ci definiscono degli aspetti fondamentali e poi delle domande secondarie che ci danno flavor, fondamentalmente. Possiamo costruire su queste domande secondarie, per esempio, qual è la tua genia? Può costituire poi un aspetto successivo, come appunto definito in Dresden, e dare una, diciamo, degli effetti apposta su questa cosa. Per esempio, con la tua genia ti sblocca, un po' come anche in Dunquora, alcuni talenti appositi unici per la tua genia. Se gli aspetti sono descrizione e poi parametrico, i talenti sono prima parametrico e poi descrizione. Ovvero saper sparare bene. Può essere un aspetto, e io ti dico tiratore scelto, aspetto, messo, scritto, e funziona. Se invece ti dico che ho il talento tiratore scelto, quando tiri con sparare, ottieni sempre un più 2 quando attacchi, perfetto, quello è meccanico, e poi si mette nella narrazione una volta che spari. Quindi noi possiamo avere, qual è la tua genia? Elfo, e questo ti dice che puoi sbloccare il tratto effettivo. Magia innata elfica e quindi poter utilizzare la magia o altri fattori Quello è secondari un meccanici. malus. Magia innata elfica, complimenti, verrei arrestato subito proprio. E possiamo metterci anche complimenti, stai per essere arrestato. Usa bene questi tutti istanti di vita. Ok, quindi Guido, considera veramente che Ma io ed Ema siamo qui, ma ti non ci siamo, io io ho sto una parlando con ci siamo, ma non ci siamo. Ho una domanda per voi Vai, Ema. che non ha niente a che vedere con Fate. Strano. Sto traducendo la sezione delle proprietà degli equipaggiamenti. Oh, boy. Questo Quelli che interessa a me. sono uguali a quelli del manuale base non li devo tradurre, vero? Perché è violazione della... Assolutamente, Non lo assolutamente. so, Non li aspetta devi che tradurre. fosse. Tecnicamente no. Al Ok. massimo copiali dall'OSR. No, non so se posso farlo. La Forse... cosa migliore a quel punto è fare e modificare anche quella italiana di Dunque, rimbalzo, mettere un elenco dicendo che gli oggetti ci metti guardare il manuale. nome e poi Vabbè, come no, da aspè, manuale. aspè, aspè, aspè. Faccio un cappellino introduttivo Adoro i dove cappelli. dico sostanzialmente buona parte delle proprietà sono invariate rispetto al manuale. Queste sono quelle nuove. Bello, bello. Esatto, mi piace. O modificate, perché se una cosa magari è lo stesso nome ma funziona in modo diverso. Comunque, Adesso tanto guardo un Luca, attimo. appena Ema finisce la conversione in inglese, io poi vi invito a controtradurre con lo stesso layout. No, esatto, infatti quello è il delirio, perché infatti io pensavo a quei poveretti che stanno facendo le schede per martedì e loro si stanno ancora beccando il layout completamente Vecchio. a cazzo di quando abbiamo fatto lo sviluppo. Bellissimo. Ma è Ah. la gioia e la difficoltà dell'essere pionieri. Che bello.
E soprattutto loro quando dici, ma c'è questo bug fortissimo per fare milioni di danni, e tipo, ma pensa un po', ma davvero? Beh, nella versione inglese è già corretto, vai vai vai, correggi, velocissimo. Appena trovate dei bug clamorosi, ditecelo istantaneamente, poi forse li correggiamo, forse. Alcuni ci piace lasciare, alcuni ci piace, ci affezioniamo, ci affezioniamo. Riprendendo le parole di Joe Dalfarra di GG Studio, la gente compra i giochi quando sono rotti. Bello. Perché gli piace sfruttare il fatto che siano rotti. Quindi noi mettiamo che il nano in carica fa X all'ennesima di danno e funziona. Cioè, e quando noi chiediamo, ma in Halloween si può fare il villager railgun? E noi diciamo sì, perché è ancora D&D. Comunque grazie mille a Ire che ha clippato il sorriso da tossico di Emma, me la devi inviare. La useremo sì, come... ma dai, su, vuole farci le emoji. È ovvio, la metteremo, ragazzi. Sì, la metteremo su Discord al su posto. Discord, e poi probabilmente anche qua su Twitch. Ma sei appena diventato parte integrata della community come Leo e il Kurt. È rosso. Comunque, quale onore. Dunque. Luca, cosa intendi nella domanda dove sei? Non ho mai scritto quella cosa. No, hai detto. Io lo so. No. Cosa intendi con la domanda dove vieni, dove sei, che genio sei? Cioè, dove sei? Che cosa intendevi in quel dato istante di 5 minuti fa? Da dove vieni è il tuo background. Ok, qual è la tua estrazione sociale? Esatto. Per spiegarla ai neofiti. Okay. O comunque quale background ti porti dietro? Eri un persecutore, un militare, un criminale, un medico? Sì, qual è o era la tua estrazione sociale? Esatto. Poi cosa fai qual adesso? È la tua genia e che cosa fai adesso? Che cosa... già dipartimento. Che dipartimento... Di quale dipartimento fai parte? Di quale dipartimento sei parte? Di quale dipartimento sei parte? Non ce la posso fare, ragazzi. Tranquillissimo. Ok, perfetto. Difficile. Tre domande direi che sono funzionali. Anche perché poi, così facendo, abbiamo tutte le altre domande che abbiamo già scritto, che sono per tutte quante le altre parti di quello che noi avevamo impostato come, non mi ricordo neanche quale meccanica, però era per definire background e quant'altro, che possiamo riutilizzare per dare ulteriore coerenza a questa cosa, e buttare di quelle specifiche per i nostri personaggi. Vorrei andare a specificare per quelli che stanno seguendo che se voi dovreste poter vedere, perché se non erro Luca c'ha il cursore sopra, sì. Soltanto le parti in grassetto in questo momento danno veri e propri aspetti, il resto sono con parti secondarie che danno soltanto meccaniche successive. Quindi per esempio esplicitare una certa genia ti darà roba successiva, non ti darà automaticamente un aspetto, a meno che tu non lo metti da un'altra parte. Quindi lo metti perché lo devi mettere, ma se vuoi darci un'importanza effettiva in gioco, magari lo metti in chi sei come partner integrante. Tipo mettere ex ladro d'appartamenti, lo puoi mettere sia in chi sei sia in qual era la tua estrazione sociale, per appunto questa meccanica. Poi cosa te lo fa fare adesso? Cosa te lo fa fare? Probabilmente ha altre tre domande che sono date poi in quelle che nella conversione di D&D sono date dal tuo background. Quindi chi eri, eccetera. Adesso devo giusto andare un attimo a riprenderlo. No, questo qua è la versione in inglese. Perché appunto abbiamo voluto sfruttarlo in questo modo e secondo me funziona da Dio. Ok, background. Appunto, le domande associate sono: cosa significa per te far parte delle tipo gli alti natali? Cosa significa per te far parte dell'elite? Quale problema ti causa questo prestigio? Cosa ti chi potrebbe pugnalarti alle spalle? O quale sporco segreto ti porti dietro? Queste qua sono domande perfette da impostare poi sul diciamo sul problema. Altre cose secondarie che tu dici benissimo, io rispondo a queste domande e su queste domande ci marcio e ci costruisco il mio problema, almeno il nostro cosa te lo fa fare. Vediamola anche soltanto come se ne è parlato sulla chat di 7C,
le tipiche 20 domande extra che il master fanno fare ai giocatori per avere una, diciamo, un modo per analizzare i personaggi prima ancora di iniziare a giocare. In questo modo sappiamo già dove vogliamo andare a parare. Non arrivano da Legend of Five Rings? Le 20 domande. Non me lo ricordo. Dunque, Legend of Five Rings ho a malapena letto l'ultima versione. Partiamo da questo presupposto. Poi questa discussione c'è stata sul gruppo di Sevensi, di Telegram poi. Infatti se non erro il buon Dice probabilmente se lo ricorda. Appunto... Emeshir comunque ci propone un'interessante variante di farlo in maniera gentile verso il giocatore. Che accidenti sei? Per chi diavolo lavori? E così avanti. Quello lì è la versione che facciamo quando vogliamo fare l'hack per i cattivi. Per l'interrogatorio. Esattamente, bellissimo, bellissimo. Questo qua ce l'appuntiamo. Segnato. Guarda, lo sto facendo, è proprio sulla mia macchina da scrivere immaginare. Tac, 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 esatto. Gling. Okay. Intanto ragazzi, se avete domande, curiosità o altro, anche rispetto al piccolo contest che abbiamo fatto partire, scriveteci. E non dirò assolutamente che se qualcuno fa un personaggio con il tiratore e il background assicuratore e come sottoclasse bruto e cacciatore di mostri, non vincerà assolutamente niente, no? La butto lì. Credo che non è la mia, non è la mia combinazione preferita, non lo è, raga, non la cioè, scegliete. Deve essere anche pelato con un codice a barre sul collo. Esatto. Vabbè, ragazzi, avevo creato John Wick, quindi a ognuno è il suo, insomma. Anche perché c'è se devo dire che nelle partite poi investigative infiltrato il medico legale che hanno occhio per i dettagli, quello del praticamente del tornare sulla scena del crimine, sono bellissimi da giocare, sono molto molto belli da vedere al tavolo giocati. Secondo me sì, sono abbastanza fighi. Poi ti trainano pesantemente la fase investigativa. Assolutamente. Trainano pesantemente. Dunque. Sto rileggendo un attimo appunto la parte di come è stata gestita in D&D. Qui appunto scegli due domande principali e una domanda subordinata. Per entrambe rispondi e poi segnali sulla zona background. Quanto ci abbiamo visto lungo in questa meccanica. Sì, infatti, per questo che dico che comunque riprendere quello non è stupida come cosa. Infatti, quindi noi possiamo usare lo stesso identico principio per quando andiamo a definire cosa te lo fa fare. E poi appunto avere il richiamo sulle varie scelte date dai nostri specifici background, specifiche appartenenze, eccetera. E adesso infatti vado un attimo a segnarlo. Ecco qua, abbiamo già i background, siamo molto bravi. Allora, e cos'altro, ragazzi? Subito dopo questa parte abbiamo da andare nello specifico sulle meccaniche delle abilità. Per adesso stiamo facendo il tipico primo draft. Abbiamo costruito la parte fondamentale della scheda, cioè come costruire un personaggio da zero. Come costruire un personaggio da zero e poi successivamente andare a testare un attimo, poi rifare un recap, dici ma perché abbiamo scritto questa meccanica, non avremmo mai dovuto, e poi si riparte un attimo da zero. Okay. In loop. Fino a che a un certo punto tu non... È come prendere un pezzo di carbone e iniziare a comprimerlo finché non diventa un diamante. È una cosa un po' lunga. Immagine. Io, però, più che altro, ho sempre l'immagine di stringere finché non molli. Allora, però... Non sarà questo il nostro caso. La dico in un modo diverso finché non la molli. Allora, andiamo avanti. Guido? Dica. Ah no, scusami, niente. Stavo guardando le armi ad area e sono tutte a effetto circolare e il numero è il raggio, giusto? E sì. Sono a cono quasi tutte le armi ad area. No, le granate le granate no, vero.
Il cono è una è diversa, giusto? Sì, il, sì, ah, infatti, il cono, il cono ha il, la gittata del, esatto, che è sempre il raggio. Sì, sì, no, è il numero indicato è il raggio. Perfetto. Sempre così. Albinic99, io vorrei partecipare al contest, ma ho un impegno. Posso mandarti lo stesso la scheda? Guarda, specificami che non puoi partecipare, ma sarei molto, molto, molto curioso di avere la scheda. Quindi mandamela. Anche stessa cosa Ire. So che magari te la vuoi tenere per una campagna, ma sarei molto, molto curioso di vedere il personaggio, ragazzi. Sono proprio... perché una cosa che abbiamo fatto comunque è stata noi creare il, le varie sottoclassi, gestirle. Però vedere poi come voi giocatori le andrete a strutturare, a gestire, ci interessa molto, almeno a me interessa veramente, veramente tanto, a parte per testare, ma proprio per curiosità di che cosa i giocatori andranno a fare. E quindi mandateci le schede, anche magari specificate no, non contest o non valida per il contest, fate voi, ma mandateci, che è la cosa più importante. Perfetto. Anche appunto, come ripeto, raga, i bug vanno trovati prima o poi. E purtroppo non abbiamo tempo di fare 5001 prove. Quindi, se abbiamo una community che lo fa al posto nostro, noi risparmiamo molto tempo. No, ma poi ricordiamo anche che è questo il principio dietro il farlo fare man mano. Nello svolgerlo man mano, in modo da ricevere feedback sul momento, in modo da cambiare la rotta quando e dove serva. Giustamente. Per questo, ragazzi, io invito anche tutti quelli che abbiano voglia di provare a buttarci delle loro idee di conversione, di buttarsi. Cioè, non c'è bisogno di preparare l'intero file definitivo, già tutto bello preparato, ma buttare giù le basi per iniziare a ragionarci sopra, perché poi si tratterà sempre comunque di lavori da fare nel lungo periodo, con calma, guardando e prendendo la community che ci ragiona sopra. A parte Blaze, che so che Emma sarebbero un cagacazzo e quindi ovviamente la farebbe tutta gne. Che cosa, scusa? Cosa? No, non lo so, non ho sentito nulla. No, ciao Emma, come va? Tutto okay. Bene lì? Fatto leggermente apposta perché ho visto che era un po' distratto. Dai, è subito. Vabbè. Distratto, concentrato a tradurre. Per una volta che lavoro. Semplicemente stavo dicendo che le conversioni, noi invogliamo a inviarci le conversioni, anche delle idee di conversione di altri sistemi, per iniziare a lavorarci sopra. Cioè, non c'è bisogno di inviarci la conversione di Butto, Cypher System, Genesis System, già definita, già completa, già fatta. Perché comunque ci sarà da lavorarci sopra. Ci sarà tempo per poterci lavorare sopra, gestire, pensare, ragionare. L'idea che ci interessa è iniziare a ragionarci sopra e coinvolgere la community. Se volete farle per conto vostro per giocarle voi, prendete, fatele, finitele, giocatele. Se poi volete, se poi ce le date a noi, cioè se volete comunque per quello, sarebbe figo. Uno, a prescindere, potrebbe capitare che io a un certo punto vi dica cacchio che figo e inizia a riempirvi di tante di quelle domande. Due, forse puta caso, se riuscite a fare veramente un lavoro completo, bello tosto, si potrebbe organizzare un futuro abbastanza lontano delle live con anche voi stessi a spiegarci quelle che sono state le vostre cose e a discuterne, ragazzi. Qui così oltre, facciamo una roba ancora più figa, oltre al caricare online. Comunque, quando riteniamo che una conversione sia adeguata, caricarlo online e metterlo tra le fan made come conversioni e suggerirla come conversione utilizzabile. Perché è quello che ci interessa, far provare le nostre conversioni, ma anche eventualmente altre conversioni, in modo da permettere a chiunque di giocare con il sistema che preferisce. Questo così poi la gente Hollywood potrà anche bullarsi di avere la conversione ufficializzata. Oggettivamente è anche... c'è moltissima gente che crea delle home rule, ragazzi. Tantissima gente, sempre che si mette, crea delle home rule. A questo giro vi stiamo invogliando a farlo.
delle modifiche ai vostri sistemi per adattarlo a quello che è Oakland. Esatto. Madman, sono curioso per questa conversione. Il sistema Fate è tra quelli che conosco di meno. Allora, in questa prima live, non dico che è la più noiosa, ma è la più incasinata, perché bisogna buttare giù dei concetti. E i concetti sono le cose più astratte da capire, da comprendere bene, a differenza di, ragazzi, i vantaggi, i talenti, l'equipaggiamento, che invece sono molto più meccanici in un gioco come Fate. Al momento Guido si sta occupando, sta buttando giù per creazione degli aspetti dei personaggi, e gli aspetti dei personaggi sono veramente una cosa che sulla carta è molto semplice, ma in realtà è parecchio complessa, perché la maggior parte della scheda è lì e quindi non è assolutamente una cosa da fare a cuor leggero, cioè dovete ragionarci. Poi chiaramente, se avete la buona idea, l'idea entra subito. Esatto. Io prendo ad esempio la one shot che feci per appunto la finale delle Olimpiadi, dove due personaggi su quattro uscirono molto facili da ideare, perché avevano proprio un concetto che il libro, Un binario per le stelle, mi trasmise subito, e quindi erano molto semplici da realizzare. Altri due invece furono molto complessi, perché non sapevo bene come integrarli, come gestirli e come dargli il giusto feeling interessante, tanto quanto gli altri. Io avevo anche un problema di bilanciamento. Dovendo essere una finale, avevo bisogno che non ci fossero personaggi sotto altri rispetto a proprio scheda, concetto di scheda. Giustissimo. Ragazzi, spara. Vi dico solo due cosine. Allora, una... Ah, tra l'altro interessante quello che ci sta dicendo Ire. Una cosa che ha notato oggi è che non ha visto un background da atleta o ex atleta. Sportivo, quindi, dici? Alti natali. No. Dipende. Sportivo è una cosa diversa, Sì. Allora, la mia domanda era un'altra, però colgo l'occasione per salire un attimino e guardare... Beh, allora, c'è da dire, onestamente, questo. Sarebbe probabilmente cittadino. Nel senso che è il background generico, dove come contatti metterei l'ambiente sportivo di riferimento, associazionistico o cosa. È vero. Un'abilità di tua scelta, che potrebbe essere atletica, così come acrobazia o simili. Dopodiché, una vita dura, dice che o hai un contatto molto influente nel tuo passato campo di lavoro, oppure hai fino a 5 differenti contatti. E questo potrebbe starci per simboleggiare... Che quindi potrebbe essere magari un allenatore o uno sportivo che, a differenza anche... di te, è diventato molto famoso. Un po' di gente della tua ex squadra. Esatto, oppure il classico caso di, se hai bisogno di un lavoro dove servono persone che si possono sporcare le mani, magari fisicamente prestanti, tu hai questo gruppo che faceva parte della tua squadra. Magari sono quelli che hai allenato... Anche sai, perché ricordiamo fare... che a Halloween c'è il calcio ferino, che è una trasposizione del calcio fiorentino, quindi un calcio particolarmente brutale e violento. Sarà il Beast Ball. Sarà Beast Ball. Cioè, guarda che... No, sarà la mia domanda comunque era un'altra. Spara. Invece, cioè erano altre due. Nello specifico, non vedo indicata la dimensione dei coni. Ah, questo può essere un problema. Nelle armi. La mi pare che ce l'avesse, almeno nella versione che avevo stampato io c'era. Non c'è la dimensione dei coni delle armi. Ok, fai un attimo. E a noi piacciono i coni, per citare The Snatch. Comunque, non era così divertente, ma... Prendiamo un attimo una comune. Sono le 11, quindi... Ah, no, usa la gittata. Usa la gittata come indicazione del cono. Ma la larghezza? Esatto. Ah, beh... No, dovrebbe essere sempre un quarto. Cioè un quarto di cerchio. Guido, è meglio specificare queste cose. Bisogna essere molto più chiari. Diciamo così, non è intuitivo. Potresti dirlo così, oppure possiamo semplicemente fare prima e scrivere in ogni arma. Tanto è un calcolo veloce da fare. Ci mettiamo più tempo a spiegarglielo che a scriverlo in ogni arma.
Quindi Vediamo un po'. quale sa. Qualcuno Ecco. che. Guardo un attimo i Dragonborn che c'hanno i fiati. Che Bravissimo. fanno da riferimento. Allora. Dai. Tiefling. Giuseppe Leggo gira il appunto un ex bio. atleta del calcio ferino che non sapevo come gestire. Vabbè, Magma, davvero mi Dragonborn, sono sempre ecco qua. chiesto che sport ci sono a Holloway. Lo chiedo perché mi sono immaginato una sorta di doping basato sui dermoglifi. Potrebbe starci. E Ira appunto aggiungeva l'idea del PG era appunto un ex atleta di calcio ferino. Non sapevo come gestirla. Beh, però appunto il background cittadino dovrebbe funzionare No, abbastanza hai bene. ragione. I coni non vengono solo indicati come lunghezza. E Yes. allora teniamolo così. Per Però quanto riguarda, ragazzi, ok. scriviamo comunque. Gli sport di Halloween sono principalmente il più seguito, appunto, è il calcio ferino. Poi mi sembra che ho inserito pugilato, che è un grande classico, le gare di corsa, perché comunque con l'aumento dei veicoli c'è anche molto più interesse rispetto agli stessi, agli ultimi modelli. E per mio, direttamente dalla mia infanzia, mio praticamente gusto personale enorme. La pelota che ho inserito dentro Cos'è la pelota? e Scusami. È non è quella. La pelota non è quella azteca o. una derivazione dello sport azteco. In realtà dipende molto se lo vedi in maniera più professionale o meno. C'era un esempio di un tipo di pelota nel film di Bud Spencer e Terence Hill, quello dove c'erano tutte le scommesse, dove era tutto basato sul gioco d'azzardo, sulle scommesse sportive, però in questo momento non mi viene il nome, altrimenti di base è comunque un gioco che si basa sul colpire la palla, farla rimbalzare prima per terra e poi contro il muro, e la persona successiva ha a disposizione un singolo rimbalzo prima di recuperare lei stessa la palla e colpendola e rifare il procedimento. Quindi tutto il gioco si basa comunque sulla gestione della direzione della palla, potenza della palla. E personalmente era un gioco che noi facevamo un sacco da piccoli in cortile. Noi avevamo proprio la parete che ce la giocavamo e ci facevamo proprio le mega partite. Non avevamo uno spazio abbastanza grosso per calcio, né un canestro per fare basket giù in cortile, però avevamo la La paretona per fare la palla pelota. basca. Anche La detta pelota pelota va in castigliano e in francese. direttamente a Eldorado, insomma. No, quella di Eldorado è molto più pesante. Cioè, Eldorado oggettivamente erano dei campioni perché, cazzo, bisognava fare canestro su un anello di pietra Sì, posto a 3-4 metri d'altezza senza usare le mani, ma usando solo altre parti piedi. del corpo, tra cui soprattutto il bacino. E soprattutto è molto importante vincere se la giochi nella versione Sì, originale, visto esatto. quello che succede alla squadra che perde. Oddio, sai che su quello il bello è che ci sono delle diatribe in merito storiche? Perché secondo alcune fonti invece potrebbe essere che la squadra che vinceva veniva sacrificata. È possibile anche quello. Sarebbe in linea con il Perché tu non pensiero. sacrificavi i perdenti, tu Sì, è sacrificavi vero. i campioni agli E dèi. io mi sono immaginato queste partite che duravano giorni dove tutti facevano cadere apposta la Ops! palla. Ops! Mannaggia! No, in realtà non, loro non facevano così, loro erano orgogliosi di andare a morire. Beh, infatti, la pelota non è quella col guanto racchetta banana, nella versione americana sì, ed è esattamente quella che si vedeva nel film di Bud Spencer e Terence Hill, con la racchetta tipo con questa forma che raccoglievano e lanciavano di nuovo la palla. Palla molto più piccola, mentre nella versione basca, credo, è un pallone. E questi sono gli sport che ho inserito a Halloween, che mi sono divertito, oltre, vabbè, alla scherma. Che comunque mi sono immaginato ancora essere molto presente i duelli di spada, di scherma, perché la tradizione della spada non è da molto tempo passata, cioè c'è ancora molta gente che potrebbe aver ricevuto proprio degli addestramenti in tal senso. Poi, considerando che ci sono interi dipartimenti che vengono comunque addestrati al corpo a corpo, come i persecutori, e
e in parte anche al Dipartimento Ordine, non è così stupido pensare che ci sia comunque un grosso interesse per quello che è il combattimento all'arma bianca. Ricordiamo sempre che quando un mostro ti arriva addosso, probabilmente dovrai estrarre l'ascia o la spada del momento. Sì, la Appena spada hai. in realtà è una sciocchezza assurda contro i mostri. Beh, una bella accetta oggettivamente, Oh, una bella sì, mazza esatto. Ti è. stanchi prima, però hai più possibilità di staccargli seriamente qualcosa. Beh, però appunto, diciamo che non volevo assolutamente togliere questa possibilità. Mi piaceva l'idea di duelli alla spada, oltre alla caccia, praticato ovviamente da solo da chi ha abbastanza soldi da poter praticare la caccia. E mi sembra che il manuale ha aggiunto una variazione del. Ci sono quelli che vanno nelle riserve. In alcune isole urbane agricole per cacciare, e chi invece fa un safari tour sopra un dirigibile, e quelli che pagano di più e diciamo hanno più contatti possono addirittura arrischiarsi a volare verso zafiri. Sì, caccia di draghi. Cacchio. Cacchio. Cosa? Come cosa? Caccia di Beh. draghi, No, beh, poi no, no, ragazzi, draghi no, anche perché draghi a zafiri, sì, potrebbero nascondersi, però effettivamente sì, potresti risvegliare il drago che dorme. Allora. però la mia ultima domanda era, anzi non era una domanda. Era più un'affermazione, visto che adesso scriverò le regole per i dadi munizione, Certo. che avevamo deciso di dividere nelle tre categorie. Sì. Un problema che si era presentato durante le giocate era quello di cosa succede se ci dividiamo le munizioni o cose così. In realtà Ah, sì. era spiegato già il Sì, dado in no, sorsa. l'abbiamo distrutto. Detto che è Luca, Però, raga. ragazzi, Esatto. c'è, perché viene spiegato nel dado risorsa: se tu dividi una risorsa tra più persone, ogni volta che la dividi tra due persone, quando quelle due persone utilizzano il dado, ogni volta tirano e vale per la risorsa È iniziale. scomodissimo. È scomodo a merda. Però oggettivamente è una cosa. E La soluzione cosa gli migliore è che fai? se splitti diminuisce la dimensione del dado. E quindi gli dai un D4, un D6, un D8 e tu No, la questione è diminuisci che un di. D4 non può essere splittato, cioè viene No, direttamente chiaro, dato. chiaro. E mentre Va bene, facciamo così invece allora. è più che altro è Splittiamo. l'unica. Perché Splittiamo, è una cosa sennò la da gente si fare anche nella dimentica versione italiana. sicuramente. Sì. Comunque, niente Pollo dei Centauri, che amarezza. Shir, effettivamente i Ha Centauri, a ragione. differenza di un Bright, i Centauri non sono ammessi a Hollowind, eh. Non sono una genia ammessa. È una genia dei fatati, ma che non è. È una genia degli Oberon, ma non è ammessa a Hollowind. O almeno, al momento non abbiamo discusso in maniera definitiva. Oggettivamente, ammetto che quando vidi in Bright il centauro che faceva il poliziotto centauro, ho avuto un brivido a Badibidi, cioè proprio ho detto, oh, oddio, che bello. Però allo stesso tempo, non lo so. Abbiamo già troppe eccezioni, cioè le genie fatate, ci sono già troppe eccezioni di genie che sono accettate, che comunque sono cambiate nella propria storia. Abbiamo già i satiri, abbiamo già gli gnomi, quindi un attimo ci devo ragionare. Hashtag nessuno tocchi Tiro e Kiron. Vado. Rima di merda. Scusate. Io avrei messo anche il wrestling. Beh, c'è il pugilato, c'è comunque la lotta. Wrestling. Oggettivamente, immaginando una versione anni 30, è il pugilato che tira. Cioè, il wrestling è uno spettacolo. È annoverato come spettacolo il wrestling. Mentre quello che interessava a me era più dare uno sport. Wrestling lo annovererei, lo potrei aggiungere agli spettacoli di Halloween. Quindi due gnomi che affrontano un orco e si fa tutto uno spettacolo in tal senso. Motivo in più per avere le scommesse clandestine, assolutamente. Potresti benissimo aggiungere le scommesse clandestine. E in realtà viene specificato all'interno del manuale un articolo, no, un rapporto degli agenti che stanno cercando di debellare alcuni giri di lotte clandestine con anche creature arcane buttate nella gabbia e quindi abbastanza mortale.
Ok, Ire, poi caricala sul l'emoji di Ema, carica sulla pagina di Discord, sul Discord. Dopodiché, nei prossimi giorni, Guido, probabilmente ti chiederò di farmi una cartellona e passarmi per Twitch in modo da iniziare a Ah, caricarla con calma sì, per le tutte. facciamo passare da Erfen direttamente, che il nostro tecnico ha detto all'emoji. Aspetta, com'è che è il nostro? Tecnico ha detto all'emoji. Perché Tecnico. lo sai che non mi stai convincendo. Scusa, è il No, nostro? il nostro tecnico, Perché metti le cioè virgolette? lui aveva il ruolo tecnico, che è un ruolo in viola, per cui, per esempio, anche Ir è un tecnico. Quindi a posto. Sì, ma è tipo il tecnico politico, nel senso che è tipo No, Monti che tipo entra e sistema le cose mentre la sì, politica va avanti, una roba del tipo è il genere. tipico tecnico che tu dici: "Ma tu cosa fai?" Beh, io faccio le emoji per i DJI. Yeah. Abbiamo Va fatto un po' di pulizia al ruolo, perché un po' di tempo fa c'era tu sei un tecnico perché? Perché faccio i quiz su quale tipo di Monster Girl ti piace. Credo che Ok. non sia esattamente un motivo per essere un tecnico quello. Comunque, un wrestler di nome Hulk Hogan, guarda che mi state tentando. Biondo, con i Biondo baffoni. orco, ovviamente. Rusteva, hai sospeso Dice Spanner? What? Capite cosa succede? Da grandi E poteri derivano grandi po' di nuovo qui. responsabilità. Cosa ha scritto, dai, No, scusatemi. era una punizione casuale per aver fatto la mia emote chiamandola Junkie Ema. Ok, comunque, leggiamo un attimo quello Madonna. che hai scritto al momento. Abbiamo qual è la tua genia, quindi le varie genie al momento utilizzabili. Mi piace che ci sono alcuni ragazzi che hanno già iniziato a propormi le versioni Naga, dei naga, cose. dei chimerici, Sì. però per il momento rimangono delle Calma. estreme eccezioni. Abuso di potere. Infatti, ragazzi, scusate, vado a togliere a Ema i poteri. Più che Tolgo a altro Ema i poteri. perché Guido non li ha? Ma vai, Perché come non quanto scrive io ci mai, ragazzi? sia. Perché non scrive mai in chat? Raga, E quindi non ma mi viene lui è mai in mente da me. meritevole. Sì, ma non me. Ragazzi, io. Sai qual è il problema, Luca? Io il martedì sono in associazione Lo ludica, non so, posso neanche ma esserci, infatti cacchio. non ti vedo mai il martedì, quindi lo so Vorrei, ma non posso. benissimo, Guido. Cioè. Vorrei, ma non posso, Comunque ragazzi. è una scena molto alla Thor. Io ti tolgo i tuoi poteri! Ci sono io, Dino, che tolgo a Ema Cacchio. Thor i poteri e lo scaglio. Ragazzi, ho Mondo io. E un'altra lo scaglio domanda. sulla terra Oh mio e poi Dio, scaglio dici. un emoji La domanda è: le armi a dicendo solo se sarà inceppamento come meritevole e la interagiscono con scaglio. il cono e con l'area? Cos'è Tiri che per ogni volta che tu disegni un bersaglio, tu ogni volta che provi a colpire un bersaglio nel cono, tiri. Signore Dio, no, No, aspetta. aspetta, No, no, cosa? considera che Perché dovevo. per ora inceppamento dice che quando il D20 tirato nel tiro per colpire ottiene un risultato naturale pari o inferiore al valore di inceppamento, allora l'arma si inceppa. Allora, Mentre invece. abbiamo già fatto questo discorso. Esatto, ma non Quando l'abbiamo è un ancora cambiato. avversario che tira, lui considera il medesimo fattore dall'alto verso il basso. Cioè, Sì, ma avevamo fatto questo discorso e avevamo detto che questo era un delirio. È un Guido, delirio? Ho un Ma ricordo in tal funziona! senso e effettivamente mi E però ricordo non mi che ricordo qual era stata io feci questo la nostra gesto. conclusione. Tiri due volte e tieni più basso. Non mi ricordo qual era stata la nostra conclusione. Era quindi che si tirava Che tiravi comunque un dado. indipendentemente dal tiro Mi per sembra che colpire. era comunque che tiravi, Probabilmente anche se sì. non avevi bisogno di tirare per colpire, tiravi un di 20 per vedere se si inceppava. Ma Punto. deve essere segnato nell'inceppamento in modo assoluto. No, non c'è. Non c'è. Parla solo di Madonna tiro per mia. colpire. Albinic, Master, ma un No, nel personaggio mimo caso sei l'arma leggermente fuori possiede una probabilità di ambientazione. inceppamento. No, c'è, è scritto nel cono. Nel caso l'arma possiede Ah, è anche la nel probabilità di cono? inceppamento. Dopo Ah. aver eseguito il cono, tira un D20 per testarlo e considera il valore
Il valore di inceppamento raddoppiato. Ah, era nel siamo coro, dei geni. Non me l'avevi nascosto. Possiamo siamo chiamare dei... questa live Ema ha una domanda, di nuovo. Ema ha una domanda. Guarda che Ema, sei come me, io mi fermo se a metà a leggere. E non puoi neanche prendere andare a strappare le schede a Ira perché abita molto lontano da te il rapporto. Cioè, oggettivamente siete, siete ai due estremi del nord c'è Italia, c'è quasi. C'è quindi... Ok. A due mani, sì, sì, vabbè, questo qua è... A due mani. Dunque, possiamo toglierlo. Che c'è Dice che sta cercando di provolarti. Ma Dice mi ha già provolato, Dice. Dunque, così facciamo ancora giusto, in gelosire di più. È segnato il modificatore comune. Tutte le armi comuni sono considerate abbastanza semplici da utilizzare, tanto che chiunque attacchi con esso può avere bonus di competenza. No, ma beh, quelli non c'è bisogno di... Cioè, non sono proprietà, sono categorie. Quindi le categorie. Spiego separatamente come categorie. Ci sta. Balistica, per quanto non sia magica, quest'arma è abbastanza potente da ignorare. Ma le altre sono a posto, ti... Le altre sono a posto. Ok, a posto. Perfetto. Tranquillo, se ho domande tanto lo dico. Bravissimo. Tornate dunque, su continua allora, pure. Qual è o qual era la tua estrazione sociale? Di quale dipartimento fai parte? Ricordo una cosa. Io direi fai parte attualmente. Nel senso, censori è giusto, sono presenti. Però i giocatori difficilmente giocheranno in censore, anche perché sennò veramente stanno per giocare una partita alla CSI, ma che rimangono solo nei laboratori. Cioè, è un pochettino brutto. Beh, immaginati il party che in realtà è un po' diviso, cioè principalmente tipo su quattro persone, uno è un agente ordine e due sono rivelatori e uno è censori. Questo perché? Perché Fadine... No, subito la fai alla Law and Order. O puoi fare anche le schede divise. Ma allora, se la quattro persone fai. Ok, non mi hai citato una belle serie. Fai una due bella rivelatori e due censori. Cioè, non mi hai citato una belle serie. Due rivelatori e due censori. Fai Law and Order. Così Law and Order è una serie terribilmente lenta. E per questo ha dei personaggi terribilmente spezzettati e poco interessanti. È vero. Perché nessuno ha abbastanza spazio per motivarsi. Certo, è la più corretta perché ti fa vedere tutte le vere fasi di un'indagine e arrivare poi alla condanna di un colpevole. Però allo stesso tempo io non mi ricordo il nome di un singolo personaggio di Law and Order. No. Neanche uno. Mia madre e mio padre sì, perché si seguono volentieri. No, ma ragazzi, però ma probabilmente... Perché comunque mi incuriosiva tutta quel... Non mi ricordo un nome, non mi ricordo... Cioè, no... Sapete che l'altro giorno parlavamo giusto di fare una serie TV su... Cioè non una serie TV, un gioco in stile serie TV dove si interpretavano degli avvocati che difendevano gli immigrati messicani dal potere malvagio americano e volevamo chiamarlo Law and Border. Ah, ok, Madonna. Guido, stavi dicendo? Che bello. Bypassiamo. Diciamo. Scusate. Poi c'è il poi c'è cosa te lo fa fare e altri aspetti. Dunque, cosa te lo fa fare? Questa frase messa giù così sembra proprio una cosa del... Ma che te lo fa fare? Ragazzi, praticamente mio, adesso un istante che c'ho... Esatto. Praticamente adesso metto un riempitivo testo descrizione meccanica proprio che non c'ho voglia adesso di scriverlo. Però per esempio altri aspetti ha appunto questo concetto di testo descrizione meccanica. C'è due domande principali e una domanda subordinata per entrambe le domande. Rispondi poi segnala... Ok. No. Ok. Appunto questi qua... rispondi creando... Il giocatore tipo andrà per The Shield, anch'io lo penso, sinceramente anch'io penso che avremo molti giocatori The Shield. E oggettivamente ragazzi mi sono già immaginato una campagna con l'hack di Blades in the Dark, fatta molto alla The Shield, dove tu stai dove prendi il controllo delle varie attività criminali, ma sei dei dipartimenti, e già stavo andando in brodo di giuggiole. Cioè proprio ero lì che dicevo, oddio sì, sarebbe bellissimo. Ok, perfetto, quindi diamo
su questa falsariga diamo un totale di 4 aspetti per identificare queste parti. Crea un aspetto per ogni risposta. In questo modo, appunto, i personaggi hanno questo purpurri di cose, eccetera, che si vanno a incastrare. Però in questo modo stiamo andando a creare un aspetto grosso, che è quello iniziale del chi sei. Sei, poi esatto. C'è che cosa te lo fa fare. Esatto, che è il nostro problema, è il nostro aggancio narrativo, fondamentalmente. E poi altri due aspetti. 4 aspetti. In totale, per arrivare a 4. Gli altri due aspetti sono due domande principali e due subordinate. Esatto. Quindi sono 4 aspetti successivi. Questi sono, appunto, come ho detto, facciamo un esempio. Noi abbiamo, raga, buttateci un'idea di un personaggio che adesso sarà il nostro personaggio iconico della spiegazione. Dateci di tu Luca o di tu Emma un personaggio. Iniziamo, no, guarda, a crearlo. Sono rimasto molto emozionato dalla tua idea del nano che ti hai trovato, okay, con un perfetto manganello in mano. Quindi ti chiedo, okay, di inventarne un altro e buttarla. Io? Che bello, grazie. Dunque, adesso prendo un foglio per segnare le cose, che non c'ho voglia di rompere il layout. Dunque, chi sei? Senti, allora, te la butto lì, no, io. Butta tu, perché io ci devo fare un attimo a pensare. Facciamo Marduk di Arma Letale. Ok, bello, ci sta. Quindi, qual è la tua genia? Io lo farei o umano, o mezz'orco, o orco, oppure in realtà anche nano potrebbe essere interessante, però forse resterei sull'umano. Per ok, va bene. Umano. Per adesso stiamo ancora scrivendo qualcosa. Quindi, chi sei? Concettualmente, Marduk chi è? Come lo descrivi in una brevissima frase? Marduk è un... Poliziotto che vuole andare in pensione. Poliziotto che vuole andare in pensione. Poliziotto dal grilletto facile che vuole andare in pensione. Esatto. Perché quello è Marduk. Oh, ok. Perfetto. Facile che vuole andare in pensione. Poi abbiamo... Qual è la tua estrazione sociale? Che io vengo in live con almeno una bottiglia di vino in corpo. Per che essere bello. Sicuro. Ma per iniziare al meglio. Vabbè, scherzo. Qual è la tua estrazione sociale? La mia estrazione sociale, direi... ordine. Carriera, okay, sempre stata nell'ordine e voglio, okay, solo la pensione. Agente ordine, perfetto. Di quale dipartimento fai parte? Ordine, cioè nell'immagino proprio della strada. Ok, perfetto. Cosa te lo fa fare? La pensione. I pochi giorni che mi separano dalla pensione. I pochi giorni che mi separano dalla pensione. Troppo vecchio per questa merda. Sono troppo vecchio per questa merda. Nix! Cioè, oggettivamente... Troppo vecchio per questa merda è un gran aspetto. Eh sì, è quello. Oggettivamente sì, Le frasi sono perfette, il tuo motto... esatto. Dunque, poi abbiamo altri aspetti. A questo punto... Marduk, andiamo un attimo sul scegliere, per esempio. Il nome. Ah, cavolo. Marduk. Andiamo un attimo, per esempio, sul nostro agente ordine. Marduk e Daredevil. Ah, è vero. Ah. Ecco, mi ero confuso. E infatti, anche ci avevo pensato a Marduk e Daredevil. Anche perché sono della serie TV. Cosa ti ha insegnato il tuo lavoro da agente di strada? E poi le subordinate sono con quale caso ti sei fatto le ossa? Quale nemico ti sei fatto? Dunque, a noi interessa questa domanda. Nel caso di Marduk, oppure no? Aspetta, stavi vedendo... La domanda specifica dell'agente ordine è: che cosa ti ha insegnato il lavoro di agente di strada? Che cosa ti ha insegnato il lavoro di agente di strada? Beh, il lavoro di agente di strada mi ha insegnato che bisogna sempre aspettarsi il peggio. Okay, Sempre aspettarsi il peggio. Ok, poi con quale caso ti sei fatto le ossa, oppure quale nemico ti sei fatto, ragazzi, tenendo proprio lo stile di Arma Letale, c'è sempre un'organizzazione criminale, esatto, nel posto, quindi nel nostro caso ci metterei un buonissimo cavasangue. I quei dannati cavasangue. Esatto, non vedo l'ora che mi mettano la bomba nel cesso, così da fregarmi.
Ragazzi, oggettivamente quella scena proprio fece la storia del cinema. La bomba a successo era Io non ho mai poverino. visto Arma Letale. No, è bellissimo. Eva, Comunque, devi recuperarlo. allora, quale evento ha segnato la tua vita in positivo o negativo? Oppure, chi è importante nella tua vita? Potrebbe esserci La il tuo famiglia. partner. O la famiglia. La famiglia, perfetto. E che rapporto hai con questa persona? Come ti possono ferire? Quindi, chi è importante nella mia vita? La mia adorata famiglia. Aspetta, Aspetto. com'è che, dov'è che era? Che hai portato la tua vita? Che hai portato la mia vita? In realtà sarebbe doppio, famiglia e partner. Però Allora, vabbè, chiamiamo possiamo dividerla famiglia. in un certo Sai che se senso. no facciamo famiglia, dai. La mia adorata famiglia. E poi l'altro aspetto, quale sarebbe? Madman, cosa ti ha insegnato il tuo lavoro? A controllare sempre sotto i cessi. Yes. Allora, Ema, ti faccio un piccolo spoiler visto che non l'hai visto. In uno dei film, praticamente loro si mettono contro. Mi sembra tra l'altro, si mettono contro l'organizzazione africana del sud, però dei bianchi. Non mi viene adesso il nome, Beh, quindi sì, proprio. Sudafrica è bianco. Sì, ma c'era proprio questa specie di ariani, questa specie di proprio nazisti ariani che stavano facendo tutti i loro casini e gli andavano contro. Gli piazzavano a lui, che è proprio l'agente nero, e quindi gli stava molto sulle balle a questi qui che un poliziotto di colore stesse indagando su di loro. Lui, domenica mattina, da solo in casa perché ha mandato la famiglia via fuori casa per proteggerli. Voleva solo fare una cosa, prende la sua rivista, va in bagno e caga con calma, perché hanno un solo bagno in tutta la casa e lui non era da anni che non poteva cagare in santa pace. Lui si siede sul cesso e si accorge che c'è una bomba. E quindi al mattino arriva il collega, arriva Rix, arriva a scoprire che cosa c'è che non va e lo trova sul cesso con le gambe che gli fanno male, che lui è bloccato sul cesso da 6 ore e aspetta. E praticamente c'è la scena di tutti gli artificieri dell'intero distretto di polizia che gli entra in casa e lo vede seduto sul cesso con i pantaloni calati e con le palle al Va bene, vento. ragazzi, io chiudo la live e vado a recuperare il Vedi, mio guarda bravo. che è bellissimo. E c'è lui che dice: Io non dirla alla mia famiglia. Non digli che sono morto sul cesso, ti prego. Ed è bellissimo, ed è semplicemente bellissimo. E te lo devi recuperare. Bellissimo. Dunque, sai che pensandoci lo metterei più su come ti poni con le altre persone, che è molto più iconico. Cosa ci metteresti come ti poni con le altre persone? E la sua frase dell'effetto. Sono troppo vecchio per questo lavoro. Per questa merda. Per questa merda. E poi, come questo ti è utile o di intralcio, interrogatori ad effetto. Anche però, se la famiglia secondo me era molto carino per creare un ulteriore problema. Ma appunto, Ci sta, ci sta. ricordiamo anche una cosa. Alcuni aspetti in Fate. Se diventano dei problemi, in realtà non sono una brutta cosa, perché No, sono anche una cosa positiva, nell'ambito appunto. della fiction ti permettono di avere punti, di guadagnare punti fato da utilizzare, quindi per testare su quegli aspetti in particolare. Cioè, danno molto margine al master, al narratore, per sapere che cosa ti interessa. Cioè, se io metto cos'è importante per te? La mia famiglia e che la mettano in pericolo. Ovviamente sto dicendo al master, sarebbe figo se ci fosse una Se ci scena del fosse questa cosa, genere. Se invece non perfetto. scelgo quello e poi dico, ah, eh sì, c'ho una famiglia, ok, se non l'ha scelto come aspetto, vuol dire che poi effettivamente al sunto dei fatti non mi interessa giocare quella parte. Per spiegarci. Non so se è più intrigolito o più gangsta con quel cappellino e quello scaldacollo tattico. Ah, è una sciarpa, ragazzi. Non solo. Adesso vi faccio vedere la magia.
Questa qua non è una semplice sciarpa, è praticamente una coperta. Cosa ha sopra? Sono dei gufetti. Goofy. Ah, è quella con i gufetti. Sì, sì, bellissima. Perché l'hai detto con il tono come se ne avessi una anche te? No, perché ce l'avevo anche a Luca. A Luca. Ah, non l'ho notata. Anche perché in realtà noi due ci siamo visti pochissimo. Tipo, sì, tipo due volte in tutti quanti giorni. E tipo, ciao Guido, wey, ciao. Wey, a posto, eh. A posto, io vado a comprare roba, ciao. Esatto, più o meno. Allora. Che bello. Diciamo, poi ci manca un'ultima domanda, che rapporto hai con questa persona, o comunque con questo gruppo di persone, slash appunto, come ti possono ferire? No, cioè, sono entrambi interessanti, perché allora, se prendessimo partner, ma stiamo già definendo quindi un gruppo molto piccolo di giocatori, che rapporto hai con questa persona? Riprendendo Armonitari sarebbe spettacolare, perché diresti odi e... non odi ami, ma odi ma vuoi bene a Rix. D'altra parte, come ti posso riferire, ci sta molto bene con la famiglia, e quindi esatto. La cosa è cosa che poi effettivamente devo evitare che il mio lavoro si metta tra me e la mia famiglia, tipo il mio lavoro non li può uccidere. Esatto. No, sì, il mio lavoro non li deve uccidere. Ah, è vero, Matt ha ragione, in Arma Letale 3 c'è anche Jet Li, cioè, perché veramente se la passano tutti, no? La mafia cinese, cioè se le passano veramente tutte le organizzazioni criminali. Non deve ferire. Ok, perfetto. Quindi abbiamo creato un personaggio che è un poliziotto dal grilletto facile che non vuole andare che vuole andare in pensione. Poi pochi giorni alla pensione, perché lo sta facendo. Sempre aspettarsi il peggio. Quei dannati cavasangue. La mia dorata famiglia. Il mio lavoro non li deve ferire, cioè questo è un problema vivente. Comunque, tanti quei punti fatto addosso in sessione. Il chi sai, forse per essere più coerente con le domande che abbiamo messo giù, dovrebbe essere tipo un agente ordine umano dal grilletto facile. Sì, sono un agente ordine umano dal grilletto facile. In realtà dal grilletto facile poi... che vuole andare in pensione è già dato successivamente. Esatto, quindi in realtà sono un umano, sono un agente ordine umano. Esatto. Sono un umano e ho lavorato sempre al dipartimento ordine, in questo modo hai unito il tuo passato e il tuo presente. Simone Zambardino, comunque a me invece sta venendo una voglia enorme di crearmi un PG tipo Frank Drebin di una pallottola spuntata. Evitiamo, ragazzi, perché lì si va decisamente totalmente. Quello vuole che usate l'accelerato e ci mettete. Oddio, però un'avventura d'Halloween in stile una pallottola spuntata. E no, sai però che non funzionerebbe per il contraltare della sospensione di incredulità. Cioè, sì. La cosa figa la pallottola spuntata è che tutte le cose erano completamente insensate. In Halloween con la magia. In realtà molte cose sarebbero spiegabili, quindi non avresti lo stesso appeal. È vero. C'è la sagoma del morto sull'acqua, perché è morto lì. Cioè, è pura magia. Cioè, è proprio... è gioia per gli occhi. Molto figo. Molto figo. Vabbè, raga, quelli sono il non plus ultra. Mad Matt, come un cieco a un'orgia, avrei dovuto farmi strada palpando. effettivamente dei film veramente belli. Allora, ok, raga, ridendo e scherzando, abbiamo fatto praticamente la prima parte fondamentale della creazione della scheda e abbiamo fatto un personaggio che in realtà oggettivamente funziona, non è troppo complicato. Probabilmente me lo giocherei, cioè io personalmente giocherei o lo darei al guardino. E sarebbe estremamente difficile da portare in gioco. È il suo proprio archetipo del guardino, questo genere di personaggi. Consideriamo, ragazzi, che questo personaggio qua ci dice che io ti metto in gioco e il master ogni 2 secondi ti quando ti dà casino. Un problema ne dà un altro. Tipo, ma lo sai che i cavasangue sono chiaramente dietro questo caso? Sì, certamente. Ma sai che adesso sanno che tu gli stai rompendo le palle e quindi cercano di colpire la tua famiglia? Ah, cazzo, hai ragione. Ma lo sai che stai andando in pensione, quindi
questo caso si rivela estremamente lungo, complicato e pieno di incidenti mortali. Cacchio, hai ragione. Punti fato per una pioggia. Proprio pioggia. Give me esatto. Points. Ma è il tipico uno fa una smitragliata in un ristorante e tu sei da pochi giorni dalla pensione, casomai ti colpisse. Cazzo, mi colpisce, ma penso un po'. Gemma, cioè, la sfiga. Gemma Escher, e beh, oggettivamente, guarda che era quello il personaggio dei film. Sì, cioè, ma infatti, te lo costruisce perfettamente. Gemma Escher, ma un piedi piatti a Beverly Hills in Halloween? Oddio, sarebbe bellissimo. Sì. Lo fai, però non puoi, lo fai uomo di colore, come lo è. No, ci sono gli uomini di colore in Halloween? Sì. Beh, sì, certo. Okay. No, perché non mi ricordo di averne. Cioè, io in realtà il manuale l'ho letto sì e no. Perché lo so, sei una merda. Allora, in realtà ho dovuto sentito in dovere di dare una motivazione per cui ci dovrebbero essere una grossa partecipazione di un'etnia di colore all'interno di Halloween. Perché comunque il problema è che, ragionando in maniera logica, sono i movimenti, sono le migrazioni che portano nuove etnie in nuovi posti. E quindi avevo bisogno di una necessità di motivare perché a Halloween ci fosse un'etnia umana di colore, o comunque di colore, piuttosto che bianca. Cioè, veramente a Halloween potevano essere tutti di colore, perché dovrebbe esserci anche un'etnia bianca? Cioè, e praticamente la legai alla famiglia Arcana e Freti, nanica, che non avevano servitori nani, essendo una famiglia esiliata, e i loro servitori avevano preso controllo, schiavizzato, ma questo non è razzismo, ma perché tutte le genie non arcane erano schiavizzato una genia umana di colore, ma come tutte, diciamo, le altre genie erano schiavizzate. Tanto tutti erano schiavizzati. Esatto, erano schiavizzate, quindi, cioè, oggettivamente non è che dicevo, e saranno schiavizzate, no, non è buono. Poi ci ho ragionato e ho detto, ma cazzo, ma sono tutte schiavizzate, senti, sarebbe razzista dire il contrario, cioè, sono l'unico. Ma dato che avevo una pelle di colore, non lo erano, perché non lo so, raga. Ehi! No, comunque, secondo me è semplice, abbastanza. Tra l'altro non viene neanche citata nella parte di Mari, ma viene data per scontata, dicendo che ci sono genie e caratteristiche fisiche molto variegate all'interno della genia umana presente a Halloween. Ma viene detto nella parte degli Effreti, nelle pagine dove si spiega la famiglia arcana degli Effreti. Quindi è anche da un'altra parte questo aspetto. Ok. Che c'è, Emma? Che c'è? No, vi giuro, è tutt'altro. È che sono tentato di tirare una riga sopra le categorie di munizioni e astrarre tutto in un singolo dado munizione che la persona ha e sbattermene i coglioni. Pensa un po', vi volevo che noi siamo persone buone e gentili, abbiamo creato questa roba per non rompere le palle successivamente. Perché ricordiamoci che ci saranno delle persone che diranno, ma perché io ho munizioni per un lanciarazzi che funziona anche per la mia pistola? Beh, lo stesso discorso per cui i quadrelli da balestra a una mano funzionano per la balestra a due mani. Vabbè. Ma il master bravo te li fa dividere e certo, non glielo fa pensare. Certo. No, qualunque master ignora completamente le munizioni. Sì. Cosa che faranno anche in Halloween, ne sono sicuro. Ragazzi, noi mettiamo questa cosa, voi ignoratela, fate sentire inutile. Sì, ma a questo punto mi sto veramente sentendo di dire vaffanculo. Anche perché ormai le granate, eccetera, non hanno più la munizione. No, sono roba a sé stante. Sono, cioè, singoli oggetti. Sono oggetti. Esatto, quindi le munizioni sarebbero obiettivamente solo per armi da fuoco. Sì. That's cioè, falla così, falla normale con il generico e poi ci scrivi sotto gritty mode e lo vai sullo specifico. Comunque, perché abbiamo già usato il concetto di gritty mode alla creazione del personaggio. The Dice Father, la ormai prossima defunta White Wolf insegna. Allora, io non so quanto. Non è defunta. Non è defunta, è solo semplicemente riassorbita e capitanata da altri che magari
che ne so, daranno un giro di editing prima di far uscire i contenuti. Serve utile, sai? Sì, cioè... Che tra l'altro è stata una tale shitstorm che neanche ho avuto voglia di approfondire troppo. Cioè, no, ma anche perché onestamente molti degli approfondimenti sono anche stati fatti nella direzione sbagliata, sai, proprio tipico della shitstorm. Comunque diciamo che è stata commissariata, si potrebbe definire così. Di sicuro molte delle figure che lavoravano alla White Wolf non sono sicuro che faranno parte del nuovo ordinamento. Questo... Bel delirio. Non voglio dire dovevano pensarci prima, ma dovevano pensarci prima. Pensa a quello che ha fatto James Raggi di Lamentations of the Flame Princess scattandosi quella foto con Jordan Peterson. Madonna. E Jordan Peterson è uno che fa i video di YouTube dove nega l'esistenza dei diritti dei transgender. E guarda caso, almeno metà dei collaboratori di Lamentations sono persone queer. E Raggi ha perso buona parte dei suoi collaboratori facendo un passo falso folle. Ho visto, cioè, anche il tuo post in merito, che appunto. Nel momento in cui tu colleghi non la tua persona, ma il tuo prodotto a qualcosa, poi c'è un feedback. Quindi devi per forza farci attenzione. Cioè, alla fine è marketing anche quello, se proprio vogliamo vederla nel più diciamo venale dei modi. In ogni caso stai mandando un messaggio a chi mette i soldi nei tuoi prodotti. Diciamo che in questo periodo ci sono diversi problemi, alcuni dalla parte di shitstorm, altri sono meramente economici, e mi dispiace un sacco quelle che recentissimamente riguardavano un po' John Wick per 7C. Non so se so di cosa parli. John Wick ha recentemente licenziato buona parte dell'intero team di lavoro perché non ha gestito male i soldi, sembra. E quindi per 7C? Che sono, ricordo, stati qualcosa come 1,5 milioni. Cazzo, ma parliamo di Kitai? No, in generale. Parliamo dell'intero brand di 7C. Anche perché Kitai oggettivamente prese un'inezia in confronto a 7C. Mm-hmm. Kitai prese... Una cosa che mi dispiace ampiamente. Cioè, ricordiamo che 7C promise espansioni su espansioni che stavano arrivando, ma a quanto pare ci sono stati un po' di casini nella gestione dei soldi. Che oggettivamente non dico che è una cosa che era intuibile, ma oggettivamente John Wick non era un commercialista, e nel senso è un autore, lì c'era bisogno di una figura professionale per una simile somma di soldi, c'era bisogno di una figura professionale che si mettesse in mano e prendesse solo l'aspetto finanziario, sì, dell'azienda, mentre a quanto pare purtroppo questa cosa non è stata seguita troppo, un errore banale che però ovviamente adesso non che sia chiuso, semplicemente ha dovuto riadattare la linea editoriale. Adesso infatti sta facendo uscire un quantitativo demenziale di avventure che sono un micro introito, però almeno funziona, cioè un minimo di economia glielo fa girare un attimo. No, diciamo, ci sono alcuni problemi qui da una parte, qui dall'altra. Io in tal senso mi piacerebbe fare una roba di 7C, però vorrei tantissimo che mi chiedessero poi la grafica che utilizzano per le avventure come InDesign. Cioè, perché la grafica che utilizzano per lì è molto figa, ma non potete darmi quella dell'Adventures, non mi ricordo neanche come si chiama, The Explorer Society, che fa schifo al cazzo, cioè è bruttissima, che colori sono, è orribile, io vorrei quella figa. Dai Spada, in totale per due Kickstarter in 2 anni fece 1.7 milioni di dollari, 1.7, cioè, e poi, cioè, e fanno un Kickstarter per ogni espansione poi, se non erro. Più o meno no, perché il primo Kickstarter di 7C andò talmente bene che sbloccò quasi tutte le espansioni che erano in programma. Madonna mia. Raccolse, solo il Kickstarter raccolse qualcosa come 1.200.000. Infatti. Sì, no, all'epoca mi ricordo fu il Kickstarter di gioco di ruolo. Ma credo che lo sia tuttora.
insuperato anche dai vari, da altri grossi, ma insuperato completamente. Bello tosto, cacchio. Raga, si Non sono messi credo bene. attualmente se proprio ce ne sia uno più grosso. Cioè, anche, cioè, se ci pensate oggettivamente, in confronto, l'ex Arcana è stato un'inezia. Con i suoi solo 160.000 euro, solo, in confronto a Seven Seas, È vero, un'inezia, verissimo. un'inezia. Raga, cioè, Seven Seas ha fatto. Fece Ma veramente il perché? botto. Cioè, è anche, cioè, giustificabile. Beh, Ad allora, oggi. ha un appeal molto ampio. Sì, c'è da È dire, quello il e poi principio. soprattutto veniva da una fanbase costruita molto bene con un sacco di materiale negli anni, perché comunque Seven Seas non è la sua prima edizione, è una seconda Vero. edizione, e infatti nel Kickstarter una marea di materiale che ricevevi a UFO era tipo, tu Roba prendevi vecchia. un tier delle ricompense e ti buttavano addosso 10 dei vecchi manuali in PDF, cioè te li prendevano e te li buttavano addosso tra avventure, manuali, espansioni, eccetera, il resto. E perché negli anni erano stati scritti qualcosa come 25-30 No, è espansioni, una roba pazzesca, sì. avventure. Cioè, era comunque un enorme prodotto già confezionato. Però rimane una cosa molto particolare, un caso eclatante che bisogna tenere d'occhio. Dico anche Cioè, ragazzi, che comunque. leggere. Sono mezzo giga di manuali la prima edizione, proprio controllato adesso sulla cartella. Mezzo giga. Perché tu l'avevi fatto il Kickstarter al tempo? No, ma sì, l'ho preso tutto quanto dopo Da drive-thru RPG. la Drive to RPG. Guido, non costringermi a bannarti. Non è vero nulla, menzogni vi dico, posso provare tutto. Non clippate, bastardi, non clippate, che questa la tagliamo. Oh, vabbè. Invece parlando Parlando di di altro, parlando di cose che stanno andando bene, sostanza. Soda Michele Paroli, che Journey to Ragnarok su DriveThruRPG sta andando a Spacca. cannone. Sta Sta andando andando bene, bene, sta cool, andando raga. bene, ma non mi È sarei nella top 100 aspettato. dei titoli Non mi sarei attualmente. aspettato di meno, oggettivamente, Sì. perché si presenta come un prodotto molto valido per un brand molto apprezzato come D&D quinta edizione. Quindi non dico che era facile, ma diciamo che aveva Era tutte la le strada carte. giusta, Journey to esatto. E sono uscite Ragnarok aveva tutte impeccate. le carte per prendere. Cioè, basato In realtà, sul in gioco realtà. più preso al mondo, più attualmente, comunque più spinto, con l'argomento che un anno e mezzo fa, quando uscì il Kickstarter, era il top degli argomenti. I vichinghi erano proprio al massimo Madonna della mia. loro popolarità. Un'enorme avventura che è esattamente il formato che adesso sta piacendo moltissimo ai giocatori, soprattutto americani, di quinta edizione, quindi proprio preso. Sai cosa spaccherebbe ancora di più i culi? Se qualcuno dei canali stream importanti di D&D facesse quell'avventura come campagna. Anche soltanto rivista un po'. Quello gli farebbe spaccare i culi a livello stratosferico. Oh minchia, guardino, smettila di rompere le palle, vattene via, che appena si dice Journey to Qualcuno Ragnarok, ha detto Journey to compare. Mamma Cos'è? È mia, un summoning del mamma guardino. mia. Un'umiltà, il guardino, un'umiltà. Madonna mia. Ecco, Cioè, veramente, vattene via o entra qua in chat, cioè o te ne vai o entri qua nella adesso chiamata, vieni qua a guarda. parlarne. Come era No, ufficiale su. scusate, io sto adorando Aishir. Intendeva ipoteticamente che se avesse tutti i PDF ipoteticamente della prima edizione sarebbero Mezzo giga, ipoteticamente giusto. mezzo giga. Mi pare giusto. Adesso in realtà vi dico perché ho comprato quei manuali, principalmente perché io sono un fanatico tale di Seven Seas, che come dire, ipoteticamente, mi sono Sì. andato a spittare tutti quanti i manuali per sapere tutte quante le possibili informazioni canon che ci sono nell'ambientazione di Seven Seas. Per fare un mucchio di teorie complottistiche su cosa è chi. Ma giusto così, per sprezzo personale. Poi è tutto quanto scritto veramente a caso.
perché non c'è un manuale che sia stato scritto dalla stessa persona, ma non c'è, ce ne saranno due, ed è John Wick ed Emanuele del Mas, Emanuele il giocatore, fine. E sono tutti quanti scritti da persone totalmente a caso. Senza considerare che oggettivamente John Wick gli piace anche quando c'è il totale caos sulla sua ambientazione. Quindi... cioè, cioè e... l'uomo agogna il caos in tutto e per tutto. Cioè... Madonna. mi sembra che sia il quindicesimo posto. Quindicesimo? Fammi controllare. Quindicesimo. Fammi controllare. What? Quindicesimo. Oh, what? Fammi vedere se lo vedo io. Vai sul sì, profilo sì, di è nella prima pagina best selling, quindicesimo posto. Cioè, è subito dopo Cyberpunk 2020. Cioè, raga, bastia. Cioè, è prima di Vampire the Masquerade ventesima. Cioè, che stiamo a di... Mi si permette il francesismo, N'Goul? Minchia, me coglioni. ragazzi. Credo che vabbè, la lancia era ufficialmente naufragata. Mi sa che sto mandando un messaggio a Mike. bravone. Sbocciando, ma stai scherzando. C'è Mike che lo vai a trovare a un pub sconosciuto a sbocciare così. Con va bene ragazzi, va bene ragazzi. Tutti i soldi! Va bene ragazzi, stasera chiamerò, poi domani quando la ricarico richiamerò questa live ipoteticamente. Ipoteticamente. Ipoteticamente Emma ha una domanda. Bellissimo. Ragazzi, credo che siamo arrivati comunque alla chiusura della serata, non credo che in realtà non rientreremo sui binari tra una cosa e l'altra per la serata. Allora, c'è da dire però che abbiamo stabilito più o meno le abbiamo stabilito una cosa importante per quanto riguarda gli aspetti che sono forse le cose più quasi la cosa più importante di Ferite. Esattamente. Anticipo un attimo una cosa. Ecco, parliamo esatto di quello che andremo a fare poi nelle prossime live. La prossima volta sarà le abilità. Le abilità sono una di quelle cose che sembri, ah sì, ma ci metterà natura come... No, raga, le abilità, dato che siamo in Fate, possiamo usarle in tutti i milioni di modi. Avete presente il dado risorsa che ci fa smadonnare tutte queste cose qua? Noi possiamo metterla come abilità e funziona. Così, poi tu la metti lì come abilità e dici, ok, hai più uno... Bene, ti metto come difficoltà narrativa il problema economico e funziona, perché il gioco te lo sostiene. Io avevo messo nella versione che avevo fatto precedentemente, tipo, per indicare il tuo grado all'interno delle forze dell'ordine, ci metti l'abilità distintivo. E questo ti dice il tuo grado perché è un valore parametrico, da meno 1 a più 2. E quindi se tu sei un agente ordine... hai più uno, se tu sei un agente rivelatore hai più due, per esempio. Cioè, è già così, già te lo gestisci facile. Ricordo anche che dovremmo sistemare, specificare bene quanto riguarda cose particolari, un po' come il glifista, lo speak dead, alcune meccaniche, poi man mano andremo a vederle prese direttamente anche dalle altre conversioni e vedere e specificarle. Esatto, per esempio qua ho visto che hai tolto tutto, Guido, ma bisognerà capire anche, secondo me, gli esempi, le tabelle per le nebbie arcane, probabilmente quelle le rimettiamo, però appunto per adesso ho tenuto un attimo vuoto. Perché assolutamente. E lì probabilmente inizierò a citare D'Ancora, dei ragazzi da Black Box, perché loro hanno brillantemente fatto... tutta questa ambientazione, questo gioco basato molto 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 sull'esplorazione e quant'altro, in cui citerò magari alcune meccaniche che hanno loro su come impostare eventi casuali eccetera, perché tanto ragazzi il dado fudge, che adesso qui non ce l'ho per farlo vedere, però ha un faccia più, meno e vuoto, e quindi tu puoi creare tre situazioni di per sé che si randomizzi, oppure come fece un mio amico, pace purtroppo all'anima sua, non è più tra noi, gestì vari parametri di Fate in base a quanti più, quanti meno si ottengono in 4 dadi. Ed è tutto quanto modi per randomizzare, anche se non hai dadi grossi, dadi con 20 facce, 4 dadi da 6 funzionano benissimo.
incredibilmente. Sia benedetto il dado risorsa che su Savage ci ha salvato un bel po' di gatte da pelare. Girek, vorresti dirmi che stai quindi effettivamente attualmente giocando a Hollowind? Perché sappiate che sono molto curioso. Cioè, so di Va. gente che lo stanno leggendo, so di gente che sta facendo delle schede, so di gente che sta preparando delle avventure, ma vorrei. Sono curioso, non vedo l'ora di sapere di gente che sta effettivamente Giocando. giocando e quindi testando. Quindi Girek, facci sapere se effettivamente stai giocando attualmente, perché sarei molto 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 curioso di sapere come va. Infatti prossimamente, ragazzi, nei prossimi mesi quello che farò principalmente con la pagina di Halloween sarà spronare la community a condividere le sue idee, i suoi personaggi, le avventure che fanno. Il bello delle indagini, ragazzi, è che anche un solo incipit di indagine può essere qualcosa di molto interessante da condividere, perché poi può essere sviluppato in molti modi diversi, ma un incipit può essere veramente qualcosa di interessante. In più, da questo mese circa, dovrei riuscire a riprendere con i Patreon. Credo che tra una cosa e l'altra sul Patreon si vedrà o una o due avventure al mese, una di Hollowind e una su un altro sistema, principalmente quelli che sto giocando o studiando in quel momento, che proporrò ai Patreon e poi ovviamente saranno rilasciate in vari modi. Quindi anche lì si sta un attimo. Ah! Vaffanculo! Rec, non avevo ricollegato! Era Eri l'unico che non Drekor! l'ha No, ricollegato. perché il suo nick non lo riconosco, cioè Girek per me non, nel Infatti anch'io avevo tipo, senso, ma ah no, io ho Girek. supposto che fosse Grek, quindi Grekor. No, 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 ragazzi, ammetto che No, infatti, pardon neanch'io ho sappiato, Grekor, neanch'io ero. ma io non ho, cioè il tuo nick non lo conoscevo assolutamente. Neanch'io, vabbè, ragazzi, sono così poco qua presente che. Cioè, ho avuto difficoltà addirittura prima a taggare gente, incredibilmente. Quindi Vabbè, raga. non si capisce il nick scemo di Twitch che non riesco più a cambiare. Come non ci puoi cambiare? Ah no, non puoi cambiarlo. Devi tipo. Io infatti all'epoca avevo Emanuele Galletto, tipo, o qualcosa del genere, e ho cambiato proprio account con un'altra mail per avere Rosterema. Madonna. Vabbè, Che palle. non avevo fatto molto con quell'altro, No, quindi non è stato un vabbè. gran danno, però. Comunque, pardonne-moi, mio fail in diretta, ma non l'avevo Vabbè, raga. veramente ricollegato. Quindi, quello che è da dire è appunto che mi piacerebbe comunque portare avanti un bel po' di avventure per i Patreon, anticipando alcune resto, e soprattutto di Halloween, e sperare che a queste si aggiungano anche diverse avventure che magari proporranno l'utenza, la community. Quindi sarei molto molto incuriosito di vedere una direzione in tal senso per quanto riguarda The Silence of Hollowind. Perché secondo me è quello che serve a Hollowind considerando il suo multisistema, ragazzi. Perché so che è una cosa che è piaciuta un sacco, in fiera è piaciuta veramente un Non ce sacco. l'aspettavamo Non che fosse così. avete Eravamo un idea. po' preoccupati. Ma tu l'hai visto quanta gente che era veramente entusiasta quando gli facevi capire cosa Beh, intendevi credo con abbia anche a che multisistema. fare col fatto che non imponiamo un sistema, ma non li lasciamo E neanche allo a stato piedi. brado, assolutamente. Esatto. La pigrizia dei gruppi è soddisfatta e quindi Sì. c'era un sacco di gente che era sinceramente entusiasta quando gli spiegavi Quindi meglio. posso fare il mio paladino incredibile 3.5 con questo sistema? Forse, non lo so, chiedo Master. Ma allora, abbiamo effettivamente un mio amico che sta organizzando anche per la conversione 3.5, quindi Calogero. prossimamente, ovviamente. Ma ti pare, ovvio. Chi è praticamente un satanista di D&D 3.5? Calogero Burgio. Mi ricordo Quindi. quando ci fu l'aneddoto di lui che era al telefono, non mi ricordo quale evento, alla WESM, lui al telefono perché stava dando dei consigli di build a un suo amico. Poi, Sì. poi. E Anch'io arrivo a questi livelli, ragazzi. quando siamo malati, siamo malati. Quindi, ragazzi, direi che siamo arrivati a mezzanotte. Abbiamo impostato questa prima parte della conversione di Fate. Magari dalle prossime vedremo di tirare dentro qualcuno da Sempre.
Dreamlord Press o Black Box Games, magari o alternarli, magari per quando si vorrà discutere di meccaniche un po' riprese da Gunkora, sarebbe interessante sentire Black Box Games, e invece per le meccaniche più generiche di Fate, magari Dreamlord Press, che poi siano due aziende molto unite è un'altra questione. Eh no, Però sono più tipo flapper sei ciccio, un quindi. fanboy del cazzo, Sì, sì, lo so, raga! davvero. A ognuno il suo, a ognuno il suo. Sì, sono comunque separate perché, ad esempio, Black Box ha lavorato anche con GG, ad esempio. Assolutamente, assolutamente. Però comunque Sono hanno, su terribilmente Fate legate. hanno la collaborazione. Strettissima, Giustamente. Sì, strettissima. esatto. Detto Quindi questo, dice, beh, ma che ragazzi, vado un quindi. dirubo oppure altra. Cioè, gente comunque della community che ne mastica, ce ne sono. Comunque, Comunque, ragazzi, mucche di per gente. quello che riguarda questo file di conversione, come quello di D&D e quello di Savage, ricordo che sono commentabili, quindi potete suggerirci in merito, quindi potete lasciarci i vostri pareri, e quello che vi invitiamo a fare è appunto commentare, darci feedback e il resto. Cerchiamo sempre, non è che cerchiamo, li leggiamo sempre, magari non risolviamo, non rispondiamo sempre subito a quelli. Ma cerchiamo di farlo. Nelle prossime settimane sarebbe interessante ritagliarsi magari una piccola mezz'ora, magari all'inizio della live, per discutere di vari dubbi in generale sulle varie conversioni, saltando sulle proposte, suggerimenti magari vostri di modifiche, per poi passare al vero argomento della serata. A tal proposito, ho lasciato il baratto delle proposte in fondo Faccio vedere. al documento. Basta che selezionate il trattino e commentate. Così al posto del trattino vi dice cosa voi volete inserire nel baratto delle proposte. Io ve Esatto. l'approvo e così lo inserite nel documento. In questo modo potete commentare liberamente senza occupare troppo spazio. Quindi ragazzi, ovviamente grazie mille a Guido che ci sta facendo da Virgilio in questa esplorazione di Fate base, già che appunto io e Ema purtroppo siamo più abituati, abbiamo giocato, abbiamo studiato meglio l'accelerato che, sebbene molto simile, è anche diverso sotto altri aspetti. Quindi vi ringrazio, spero che ci vedremo nelle prossime settimane, nelle prossime Game Design Live. Ora Ema deve andarsi a recuperare l'arma letale perché quella scena del Sì, press esatto. la deve recuperare. E fidati, sono invecchiati molto bene come film, nonostante tutto. Yeah. Quindi ti strapperanno, cioè, ti rallegreranno volentieri una serata. Quindi è veramente un poliziesco sopra le righe che ormai non si fanno più. Che è un peccato. O se si fanno, diventano subito delle cose un po' troppo trash. Senza dimenticare il nuovo Robin Hood, ragazzi, che Madonna. vorrei dare una testata a chiunque l'abbia provato quello. Cioè, proprio salve, salve, bam! Ma l'hai già visto? No, ho visto il trailer, ragazzi. Ho visto il trailer, ho visto alcuni video di spiegazione e avrei sinceramente preferito. No. Raga, io devo andare a vedere, Non lo troppo so. trash quella roba. Non lo Cioè, so. mi ricorda troppo Kingsman il primo. E dico, che cacchio, Non lo devo so, non vederla. lo so. Io spero che viri verso una direzione tipo Hansel e Gretel, che io Ah! adorai, che era trashissima, Madonna, trashissimo. ma appunto non si deve Sensato. prendere. Ma non si deve prendere troppo sul serio. Ma neanche essere troppo, cioè deve essere sensato nella sua logica. Quindi attenzione, il problema è che sembra veramente troppo sulle Io sue, non lo vorrei so. andarlo a vedere domenica sera, però sarò a farmi uccidere a un live. Faccio il mostrino ai live, quindi Bravo, purtroppo è non così riuscirò che si a vederlo. gioca, facendo i mostrini live. E no, a parte il fatto che in questo periodo esce troppa roba, però vabbè. Assolutamente. Ragazzi, noi ci vedremo settimana prossima con un'altra Game Design Live, la seconda per la conversione di Fate. Ma prossimamente ricordo che ritorneremo anche su Savage Wars, D&D. Vedremo magari insieme costruzione di schede di D&D, di Savage, per vedere insieme o anche gestione delle regole, se riceveremo domande in tal senso. Quindi mi raccomando, commentate, lasciateci i vostri feedback. Possiamo Farlo fare sempre forse comodo. lo screen di Ema mentre io e lui facciamo la scheda su InDesign come grafica. Quello sarebbe particolare.
Non ci abbiamo lo sbatti per farlo, in realtà. Io non ho proprio in design in questo momento. Ma quindi... ce l'ho io, dai, faccio io, anche se non sono così pratico. Dai, senti, forse allora è meglio che la faccia io, senza offesa, ma forse... Vabbè, tanto farà cacare qualsiasi cosa facciate, già lo so. Oh, No, vabbè, così mi deprimi, però. Quando serve. Adesso...